I seminari quest'anno, come certamente sapete, hanno come tema la coppia Eidolon Fantasma, con una serie di incontri a coppie che cercheranno in qualche modo di sviscerare nei vari aspetti la relazione che questi due termini così significativi innescano, le relazioni che innescono nella lingua e nella cultura greca. Non dirò naturalmente nulla su di me, perché diciamo autopresentarsi è diciamo molto fastidioso. Dirò invece qualche cosa sulla professoressa Joly quando tra un attimo prenderà la parola, e quindi vado ad incominciare direttamente il mio diciamo percorso, il percorso che intendo proporvi questo pomeriggio. Dunque, chiunque, e naturalmente penso che siamo tutti sullo stesso piano in questo contesto, chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la lingua e la cultura greca antica ha sentito variamente ripetere l'affermazione del primato che questa lingua e questa cultura attribuiscono alla vista nell'acquisizione della conoscenza. Un primato che, come sempre pure abitualmente si ripete, viene lessicalizzato da questa lingua con la famosa e variamente ripetuta forma del perfetto oida, che appunto acquisisce il suo significato di sapere da quello originario di aver visto. Cose dette tante volte che non perdono naturalmente la loro validità, e tuttavia se noi proviamo ad allargare la prospettiva ci accorgiamo che in realtà il legame tra visione e verità è attestato praticamente in tutte le lingue indoeuropee, compresa quella ittita, ed è addirittura attestato nella maggior parte delle famiglie linguistiche. Si tratta di uno di quei dati che costituiscono, scusate, croce e delizia degli antropologi, perché è un dato quasi universale, nel senso che ci sono alcune culture che si sottraggono a questo binomio, ma è un dato che si presta ad essere considerato nella forma di una grossa generalizzazione, che richiede quindi una spiegazione. Una possibile spiegazione, avanzata da alcuni antropologi, parte dalla constatazione che altrettanto diffusa in queste culture, in molte delle culture in cui si trova questa connessione tra visione e verità, è l'insistenza sull'inaffidabilità del linguaggio. Linguaggio che può servire ed è spesso usato per mentire. Il linguaggio, in molte culture, dato il suo legame con l'intenzionalità umana ed in particolare con l'intenzionalità sociale, viene ad essere guardato con sospetto, costituendo in qualche modo una sorta di controparte appunto di questa connessione così forte tra visione e verità. Faccio solo un esempio tratto da una ricerca antropologica di lungo corso, ma diciamo l'esempio è piuttosto recente. Presso una popolazione malgascia, gli Zafi Maniri, Maurice Bloch ha provato a sottoporre un test, diciamo, che la psicologia cognitiva ha ormai reso estremamente celebre, il test cosiddetto della falsa credenza. Adesso non lo spiegherò nei dettagli, ma mi limiterò ai risultati che sono emersi dalla ricerca di Maurice Bloch, dove quello che è interessante è che emerge dalla discussione seguita alla somministrazione di questo test alla popolazione malgascia è che nella percezione di questa tribù il linguaggio non serve per pensare. Molti degli intervistati sottolineano come anche gli animali pensino in un qualche modo che naturalmente va specificato, ma certamente non sembra caratterizzare la differenza specifica tra l'uomo e l'animale. Ma invece serve appunto per sovente ingannare, così che quando si fa ricorso al linguaggio lo si fa sempre in maniera cautelativa, e quando si vuole garantire la veridicità di quanto detto bisogna aggiungere questa colorita e carina espressione di questa lingua malgascia, itamaso, l'ho visto proprio con i miei occhi, mi devi credere perché l'ho visto proprio con i miei occhi. Allora, a partire da questa constatazione, Maurice Bloch ha fatto notare come l'insieme di questi due dati, inaffidabilità del linguaggio e connessione tra visione e conoscenza, trovi una serie di conferme anche in una prospettiva che è quella, diciamo, della psicologia evolutiva. Anche qui cito solo un dato. Recentemente Dan Sperber e Hugo Mercier, due antropologi francofoni, hanno proposto una interessante, nonché controversa, è bene dirlo, teoria argomentativa della razionalità. In prospettiva cognitiva ed evolutiva la razionalità
sostengono questi due studiosi, non serve per pensare meglio, non è, diciamo, come siamo abituati a pensare da una millenaria tradizione, lo strumento che ci consente di produrre prestazioni cognitivamente più adeguate, ma serve per persuadere. Serve per convincere i nostri interlocutori, serve per argomentare e per ottenere effetti nel contesto sociale a cui si appartiene. Ed è proprio a partire da questa constatazione che questi due antropologi sottolineano in maniera paragonabile a quella che emerge dai dati antropologici come il linguaggio si presti ad essere considerato molto spesso, in molti contesti, piuttosto alla luce della sua inaffidabilità che non alla luce di ciò che lo rende il tratto specificamente caratterizzante la specie umana. Un'inaffidabilità del linguaggio che molte culture naturalmente cercano in qualche modo di arginare, ricorrendo per esempio a, anche questo è un dato quasi universale, attestato nella letteratura etnografica, a tecniche di divinazione che non coinvolgono il linguaggio e quindi sembrano un modo appropriato per, diciamo, evitare il problema rappresentato dall'intenzionalità umana e sociale. Sebbene poi questo genere, come appunto è ben noto nella letteratura antropologica, a cominciare il famoso libro dedicato agli oracoli degli Azzande, genera il problema che questi oracoli vanno interpretati e quindi bisogna reintrodurre la dimensione del linguaggio e dell'intenzionalità umana. Ora a me pare, così la finisco con questo breve preambolo, che se c'è un aspetto specifico della cultura greca, più che il nesso visione conoscenza, è proprio sul versante, questo aspetto specifico va ritrovato proprio sul versante della riflessione sui rapporti tra linguaggio e visione. Una riflessione che acquista una articolazione ed una specificità che mi paiono imparagonabili con quello che si può riscontrare in altre culture e che, diciamo, si presta ad un'ultima, come dire, considerazione prima di passare a prendere in esame i testi che ho selezionato. Da un lato questo aspetto è, per esempio, a mio avviso abbastanza singolarmente evidente nel fatto che appunto la cultura greca valorizza proprio tra le forme di divinazione quella che sceglie come sua canale di trasmissione il linguaggio, cioè fa di questa dimensione che è così peculiarmente problematica un aspetto determinante che naturalmente, come voi tutti sapete, è riassunto dal famoso frammento eracliteo, il signore cui oracolo a Delfi non dice, non nasconde, ma Semainei, che, diciamo, a mio avviso, continuo a essere dell'idea di un mio vecchio articolo ormai più di 20 anni, andrebbe tradotto, almeno parafrasato, con fa vedere con le parole. D'altra parte, questa riflessione così articolata si presenta come un'eredità di quella che gli storici delle Annali avrebbero definito di lunga durata. Percorre in lungo e largo, in maniera talvolta inaspettata, la tradizione occidentale, ma arrivando a esempi a noi molto vicini, vorrei citare soltanto rapidissimamente tre delle possibili ramificazioni di questa riflessione. Uno dei capolavori della filosofia del linguaggio novecentesca, il Tractatus di Wittgenstein, è tutto articolato intorno a questa riflessione. Come dice Wittgenstein, la proposizione è l'immagine logica dei fatti, cosa questo poi voglia dire, naturalmente ha impegnato generazioni di interpreti, ma peraltro, come è mia convinzione, è, diciamo, qualche cosa che in forma diversa, naturalmente è già anticipato dal sofista platonico, come, diciamo, Livia potrebbe attestare. Così, alla fine degli anni 90 dello secolo scorso, Martin Jay, un filosofo e storico della filosofia americana, ha potuto scrivere un ponderoso volume per mostrare che larga parte della filosofia francofona del secolo scorso, da Derrida a Barthes, da Levinas a Bataille, è caratterizzata da un tentativo di decostruire il primato della visione che caratterizza la tradizione occidentale. E per finire, un esempio su cui spero di riuscire a tornare in conclusione, nel dibattito politologico attuale c'è una interessante contrapposizione, parlando in termini di rappresentanza, tra una democrazia oculare ed una democrazia vocale. La contrapposizione si deve ad un fortunato testo di un politologo americano, Jeffrey Green, che recita, il testo è del 2010, «Gli occhi del popolo».
la democrazia in un'epoca di spettatorialità, che sembra un termine, diciamo, una tematica moderna, ma che invece in realtà, diciamo, riecheggia in tanti aspetti questioni che emergono nel mondo antico. Allora, quello che vi propongo adesso di fare è di ricostruire almeno in parte, e lo preannuncio molto sentitamente, l'ordito intorno a cui questa riflessione, intorno alla relazione tra linguaggio e visione, si è venuta a costruire in quella fase abbastanza lunga che appunto va da Omero a Gorgia e che precede il momento in cui essa prende una connotazione più spiccatamente filosofica. Tuttavia, contravvenendo appunto al principio aristotelico, comincerò dalla fine, ovvero da un piccolissimo sconfinamento nel territorio platonico, e comincio da testimonianza che trovate al testo numero 1, che è uno straordinario passo del sofista platonico, uno straordinario passo come tanti, diciamo, di quelli che si incontrano nel corpus platonico, perché in questo passo le testimonianze appunto non le leggerò per esteso, perché naturalmente questo, diciamo, dilaterebbe oltre misura i tempi della mia relazione. Questo straordinario passo, perché diciamo parto da questo passo? Perché in questo passo, come spesso accade in Platone, troviamo una mescolanza di riferimenti allusivi che in alcuni casi, come in questo, fortunatamente si lasciano immediatamente interpretare. L'attività dell'ammaliare, dello stregare a cui si fa riferimento è un chiaro rimando all'Elena Gorgiana, dove il potere del logos è appunto paragonato a quello di una forma di stregoneria. Questi riferimenti allusivi si intrecciano con questo tono apparentemente, non direi leggero, ma certamente ironico, no? Questa presa in giro di questi discorsi che però possono avere effetto soltanto sui giovani che ancora non hanno fatto esperienza della vita. E tuttavia, insieme a questi elementi, il passo introduce una serie di questioni di grosso spessore teorico che verranno poi dipanate nel corso del dialogo. Al centro della testimonianza c'è il termine, l'espressione celeberrima, che costituisce il nostro punto di partenza. I personaggi a cui Platone, anzi lo straniero di Elea, si riferisce sono coloro che appunto mostrano i fantasmi della parola, gli eidola legomena. Io qui mi sono preso la libertà di cambiare la traduzione di Bruno Centrone per introdurre sia un riferimento al titolo che ho scelto, sia a quello che spero dovrebbe risultare più chiaro dal prosieguo di questa mia ricognizione. Peraltro è una traduzione che non solo sembra autorizzata dal prosieguo del passo platonico, che più avanti appunto usa l'espressione ta fantasma ta in tois logois, ma che ahimè non è neanche, ho scoperto una novità, perché sicuramente per esempio Matthew Wright, che ha dedicato un importante studio alle ultime tragedie euripidee, tra cui appunto anche l'Elena, adopera esattamente questa traduzione. Vabbè, uno insomma pensa sempre di scoprire qualcosa, ma insomma non si ha purtroppo la possibilità di leggere sempre tutto in anticipo. Dunque, quello che mi propongo di fare è di appunto riavvolgere il percorso che porta a questa testimonianza platonica, nel senso cioè che al di là della specificità e al di là del genio platonico dispiegato in questo come in ciascuno dei suoi dialoghi, la testimonianza che è contenuta in questo passo io spero diventi meglio comprensibile alla luce del percorso che intendo, sia pure rapidamente, proporvi. Adesso comincio sul serio, non si può che cominciare da Omero, naturalmente, l'inizio non può che essere da Omero. Nelle testimonianze 2 e 3 trovate due dei vari impieghi del termine eidolon all'interno dei due poemi omerici, l'Iliade e l'Odissea. Sono passi molto famosi, mito a evidenziare gli aspetti che a me paiono, cioè ai fini del mio discorso, paiono più interessanti. Il primo è quello in cui, come è noto, Enea in fin di vita viene portato fuori dalla battaglia e sostituito da un eidolon, da Apollo. Già questo passo mostra molto bene, diciamo, due degli assi intorno a cui si va articolando una nozione che, come gli studi pionieristici Jean-Pierre Vernant negli anni 70 hanno mostrato, non va, soprattutto in questa fase, sovrapposta alla nozione di immagine. Quello che viene prodotto da Apollo è un doppio, che naturalmente ha due aspetti che vanno specificamente sottolineati. Da un lato il fatto che naturalmente intanto questa sua duplicità può funzionare nella misura della somiglianza che viene sottolineata rispetto alla figura di Enea,
cosicché appunto la battaglia che prosegue tra Teucri ed Achei può svolgersi come se nulla fosse intorno a quello che è a tutti gli effetti un fantasma, e naturalmente la prossimità che la comparsa di questo Eidolon segnala tra la prossimità talora inquietante che questo Eidolon segnala tra la dimensione divina e quella umana. L'Eidolon forgiato da Apollo è diciamo a testimoniare lì la vicinanza, ma anche diciamo in qualche modo, ripeto, l'inquietante distanza che separa queste due dimensioni. La seconda testimonianza invece è anch'essa altrettanto nota e rimanda alla, diciamo, alla discesa appunto raccontata nell'undicesimo dell'Odissea di Odissea appunto negli inferi. Tra i personaggi che incontra qui ho estrapolato il passo nel quale incontra Eracle. Ma non incontra Eracle, perché come si dice subito, ne incontra il fantasma, perché Eracle si trova tra i numi immortali godendo il banchetto e l'amore di Ebe. L'aspetto però per cui ho selezionato questo passo, che mi pare più interessante, sempre ai fini del mio discorso, è che in questo passo il passo che fa riferimento ad Eracle contiene una sorta di mini ecfrasis. Viene descritto il Balteo per caratterizzare l'eroe, il personaggio che è protagonista dell'incontro, viene descritto il Balteo d'oro con, diciamo, l'insieme delle scene che vi sono scolpite, gesta meravigliose, teschela erga, qualcosa che già in questa sua definizione appare come degno di essere visto, come tutto ciò che è meraviglioso, che appartiene al regno del Taumazze, in figura nell'epos omerico. Naturalmente il passo rimanda in qualche modo, cioè costituisce, non dico un'allusione, ma certamente in qualche modo rimanda per noi sicuramente immediatamente alla ecfrasis più famosa, che è quella dello scudo di Achille, naturalmente, ma soprattutto, come ha sostenuto recentemente una studiosa inglese, Ruth Bardell, l'ecfrasis di cui adesso cito un piccolissimo passaggio, l'ecfrasis del Balteo dell'Eidolon di Eracle agisce come un punto d'incontro per le strategie della persuasione visuale e verbale. Odisseo non è uno spettatore passivo, ma è uno spettatore ideale che trasforma il vedere in una storia, mediante la quale il passato diviene presente attraverso una ripresentazione, evocando un'immediatezza che determina, che sollecita un coinvolgimento emotivo. Il passo introduce in maniera per me significativa quello che è uno degli aspetti fondamentali intorno a cui si articola questa riflessione all'interno dei poemi omerici, la capacità che viene attribuita al logos, che però ancora non è tale, la parola logos compare in usi molto rari all'interno dell'epos omerico, di far vedere, di trasformarsi, di evocare in qualche modo, così come appunto merita un'evocazione il termine Eidolon, il nostro fantasma, evocare un'immagine o anzi una serie di immagini dinanzi agli occhi degli ascoltatori. Che questo sia l'orizzonte all'interno del quale dobbiamo cercare di comprendere la riflessione intorno al nesso linguaggio-visione in questa fase più arcaica è dimostrato da questi passi che ora vi propongo in sequenza, commentandoli brevemente. Innanzitutto un passo molto celebre anch'esso è la testimonianza numero 4, nella quale Demodoco viene lodato, riconoscendone in qualche modo l'ispirazione divina. Perché viene lodato? Viene lodato per aver cantato la sorte degli Achei davvero con ordine, dice appunto Odisseo, come se tu stesso fossi stato presente, cioè ne avessi avuto una visione diretta, o come se l'avessi udito da un altro presente anch'esso, che naturalmente nel contesto non è il testimone, diciamo, umano come lo potremmo intendere noi, ma è un rimando naturalmente alle muse, che come ci viene detto in tanti luoghi, uno per tutti il catalogo delle invocazioni del catalogo delle navi, a tutto sono presenti, e in questa loro capacità di vedere tutto fondano il loro sapere. Ora il passo è particolarmente interessante perché non vi compare la parola verità,
Ma vi compare questa espressione katakosmon, che rimanda appunto all'ordine con cui le vicende sono restituite e che, in quanto linguaggio ispirato dalle muse, sembra in grado di indicare la capacità che il cantore ha di restituire l'ordine dei fatti nella misura e nella forma in cui esso risulta accessibile a chi vi ha assistito direttamente. D'altra parte, che l'espressione katakosmon, ritornerò tra un attimo sulla come dire, controversia che ha suscitato, vada inteso nel senso di verità, è a mio avviso dimostrato da questo passo altrettanto straordinario che compare invece nell'undicesimo libro dell'Odissea, di cui fornisco la traduzione, a differenza delle altre, solo di Rosa Calzecchionesti, la traduzione di Giovanni Cerri, perché Giovanni Cerri alcuni anni fa ha proposto, diciamo, una significativa variazione sulla traduzione abituale. Ha sottolineato come nel contesto nel quale appunto Odisseo appare agli occhi dei suoi ascoltatori non paragonabile ad un simulatore, ad un forfante, ad uno che imbastisce storie false, cioè come appare uno che dice la verità, venga sottolineato che cosa? Che da queste storie false, e nella misura in cui sono false, non come la traduzione abituale prevederebbe, non si riesce a sapere niente, che sembra anche abbastanza incongruo nel contesto. Giovanni Cerri ha proposto di leggere più letteralmente, di interpretare più letteralmente il passo, sottolineando come da queste storie false non si riuscirebbe a vedere niente. Le storie sono false proprio nella misura in cui non sono in grado di far vedere, di rendere accessibile agli ascoltatori ciò che stanno evocando. Ciò che sembra confermato dall'affermazione successiva in cui le parole appunto di Ulisse, che viene qui paragonato specificamente ad un Aedo, si dice che assumono forma, morfè, cosicché ha esposto con Ulisse, ha esposto con sapienza, epistamenos, le tristi sciagure sue e di tutti gli argivi. Dunque, in questo contesto, nel contesto di una cultura che è fortemente connotata dall'oralità, sembra istituirsi un legame così stretto da risultare praticamente coestensivo tra forma e contenuto. La veridicità del contenuto è indicizzata, se mi consentite questo brutto termine, da aspetti formali, dalla forma che il racconto assume e che è in grado di garantirne la veridicità. Vengo adesso all'obiezione che è stata formulata e che forse è condivisa anche da Roberta. La dico nella forma in cui è stata espressa più esplicitamente in un libro, anche questo bello, molto e fortunato, di Stephen Halliwell del 2011. Stephen Halliwell ha sottolineato come non sia possibile un'interpretazione diciamo così netta, un'identificazione così netta dell'espressione katakosmon e il nostro verità, perché sottolinea Halliwell, ci sono una serie di aspetti che non tornerebbero in questo tipo di interpretazione. Io mi soffermo sui due che mi sembrano più interessanti. Primo elemento sottolineato, quando Odisseo loda in questo modo Demodoco, non ha ancora svelato la sua identità. Quindi in qualche modo non può fungere da garante della veridicità delle parole del cantore, perché non ha ancora rivelato di essere uno dei protagonisti della guerra di Troia. L'obiezione naturalmente è interessante, ma a mio avviso diciamo non particolarmente probante, perché in realtà, siccome quel passo, così come altri che sono sparsi appunto soprattutto tra i libri 8 e 11, sono evidentemente, come molti studiosi hanno sottolineato, inserti di metapoetica, cioè in qualche modo è la tradizione stessa che riflette sulle modalità del suo farsi, non possiamo considerare soltanto, come dire, la prospettiva interna al racconto, perché ci sono almeno tre prospettive. C'è la prospettiva appunto di chi ascolta le parole, i feaci che non conoscono ancora l'identità di Ulisse, c'è Ulisse che sa benissimo perché può fare quel tipo di elogio di Demodoco, ma ci sono gli ascoltatori che sanno benissimo che a parlare è Ulisse e sono in grado di cogliere in qualche modo l'allusione meta-poetica che è contenuta nel passo. Al di là di questo però c'è un altro aspetto che è più significativo e che mi interessa più sottolineare. Dice Halliwell, non è possibile intendere in maniera così netta l'espressione katakosmon come un riferimento alla verità, perché
Prendiamo ad esempio l'ultimo dei racconti di Demodoco, è tutto pieno di analessi, di prolessi. E come si giustificherebbe questo tipo di racconto con l'indicazione a procedere per ordine? Questa, diciamo, questa obiezione è più interessante, diciamo, più significativa rispetto a quello che intendo sostenere. Tuttavia, diciamo, non mi pare neanche questa decisiva, perché trascura un altro aspetto, cioè che in questi passi, ancora una volta nella misura in cui sono passi che vanno intesi come una meta riflessione sulla natura di questa tradizione, quello che è in gioco è quella che potremmo definire, non sono certo io il primo a farlo, una sorta di idealizzazione della forma poetica che vale in questo universo orale, che certo naturalmente in qualche modo entra in tensione con quello che poi la parola del poeta è effettivamente in grado di fare. In questa idealizzazione la forma per eccellenza del racconto veritiero del poeta è il catalogo. È il catalogo, come mostra ad esempio il catalogo delle navi, è il catalogo nella misura in cui si potrebbe dire, come Pietro Pucci ha sostenuto in uno studio molto famoso, che sia appunto una performance linguistica senza retorica, senza finzione, senza appunto l'intervento in qualche modo in grado di alterare la natura dei fatti. Tuttavia, studi più recenti dedicati proprio alle parti catalogiche dei poemi omerici hanno mostrato come in realtà anche in questi passaggi questa tensione sia sempre presente e sia uno dei modi in cui la tradizione mostra la consapevolezza di rimandare a un piano di idealizzazione dell'attività poetica che in qualche modo viene sempre continuamente messo in discussione all'interno di quella stessa tradizione. Se vogliamo, una conferma di questo è contenuta nell'invito rivolto a Demodoco a completare il racconto. È la vostra testimonianza numero 6. Cantaci dunque, continua Demodoco, e cantaci l'ordine del cavallo. Anche qui mi sono preso la libertà di correggere o di cambiare la traduzione della Calzecchi Onesti, ma solo, diciamo, per sottolineare come ritorni il termine cosmon. E più avanti, se questo pure saprai perfettamente narrarmi, non mi concentro tanto sulla questione Catamoiran, che pure richiederebbe una serie di specificazioni, però mi concentro invece sul fatto che qui compaia il termine catalegein, ad indicare appunto la compiutezza e, come dire, la capacità del canto di Demodoco di rispettare la sequenza degli avvenimenti in modo da rendersi e presentarsi come veritiero. Allora, immaginando già quali possano essere le obiezioni, diciamo alcune le ho dette io, altre forse verranno da Roberta, procedo per oltre. Questo, diciamo, è lo sfondo che a mio avviso va ricostruito per la fase più arcaica, uno sfondo che la testimonianza successiva, altra testimonianza controversa, due dei versi più enigmatici della letteratura greca, sempre Pietro Pucci li definisce così, sono nell'allocuzione che le muse rivolgono ad Esiodo. Qui che io qui richiamo per un motivo molto, molto semplice. In realtà in questa coppia di versi notissimi non compare nessun riferimento all'Eidolon, non compare nessun riferimento, diciamo, almeno apparentemente alla verità. Eppure questi versi mi sembrano particolarmente significativi, al di là di tutti i problemi interpretativi che sollevano, perché in qualche modo mi pare che traggano in forma problematica le conseguenze del quadro concettuale e teorico ricavabile dalla poesia omerica e ci presentino, naturalmente sono io a dirlo, non è Esiodo, ma diciamo la menzogna, la falsità, comunque si vuole definire meglio la falsità, la menzogna rimanda ad un contesto differente, come un eidolon, come un doppio della verità. Un doppio della verità a cui rimanda appunto una serie di elementi testuali che io, diciamo, sottolineo molto brevemente: il tema della somiglianza, naturalmente, a cui rimanda l'uso di homoios, il fatto ci sia una differenza piuttosto netta e marcata tra il rivelare, il cantare delle muse, questo verbo geriusastai, che tra l'altro in un'interessante variante fornita da alcuni manoscritti è sostituito a mutesastai. Interessante la variante perché mostra come nella fase più arcaica della lingua greca mutos è la parola autorevole, la parola destinata a imporsi per la sua efficacia barra verità, mentre invece il logos, che compare nella forma del verbo legein nel verso successivo, è parola costitutivamente ingannevole. È usato molto raramente il termine, è generalmente associato a discorsi che possono essere ingannevoli, è generalmente associato ai discorsi delle donne, che
quelle presenti mi scuseranno, ma sono i greci a dirlo, e comunque di chi è in posizione di debolezza e di subordinazione in termini di autorità, che quindi con il ricorso alla parola seduttiva e potenzialmente ingannevole è in grado di capovolgere questi rapporti di forza. Altro aspetto terminologicamente rilevante: la verità viene evocata con due termini differenti, aletea naturalmente di un verso e il termine etiumos et etiumos nell'altro caso. Molto si è speculato su questa distinzione, su questa differenza, tant'è vero che addirittura taluni, diciamo forse con un'eccessiva forzatura in senso moderno, traducono la seconda, il secondo termine con realtà. Quindi diciamo le menzogne sarebbero simili alle cose reali, quindi in qualche modo una prototeoria della mimesi in Esiodo. Al di là di questo è indubbio che in qualche modo quello che, al di là dell'interpretazione esiodale del passo, esso vuole segnalare è che in qualche modo la distinzione tra verità e falsità non solo si presenta in termini estremamente problematici, ma si presenta molto spesso nei termini di una incapacità dell'interlocutore, in ragione di una serie di fattori che nel caso specifico, data l'allocuzione delle muse, potrebbero rimandare alla differenza di status tra Dio e uomo, l'incapacità di distinguere, di separare, di cogliere la falsità che è contenuta nei discorsi, che quindi in quanto tali e in ragione della loro prossimità col vero, con la verità, si qualificano come veri. In questa direzione mi pare vanno gli altri due usi, su cui non mi soffermerò, della formula, che ricorrono uno in un passo dell'Odissea e un altro in Teonide, che diciamo venendo a mancare del contraltare rappresentato dalla rivelazione della verità da parte delle muse, insistono invece sull'aspetto appunto decettivo, ingannevole di questo tipo di discorso. Si tratta dei racconti per metà veri, per metà falsi, verosimili, come li vogliamo definire, che Ulisse fa a Penelope, e si tratta, diciamo, nel passo teonideo di una sottolineatura, come si vede molto chiaramente, della dimensione persuasiva, seduttiva del linguaggio, nella misura appunto in cui è in grado di plasmare menzogne simili alla verità. D'altra parte, le parole di Esiodo sono state spesso interpretate come un attacco alla poesia omerica. Anche qui non voglio entrare nei dettagli della questione, però mi sembra che questo riferimento a una possibile polemica all'interno della tradizione non vada trascurata, ripeto, non con la certezza che qui Esiodo si riferisca ad Omero, ma non vada trascurata perché ci permette di sottolineare due altri aspetti. Intanto che all'interno di questa tradizione prevale una dimensione sempre costitutivamente agonistica. La determinazione del vero e del falso rimanda sempre costitutivamente ad una contrapposizione di racconti che in qualche modo si presentano come alternativi. Il che ha permesso ad alcuni studiosi molto recentemente di sottolineare come, a differenza di quello che immagineremmo, e molto più forse di quanto siamo in grado anche di giudicare sulla base degli elementi a nostra disposizione, anche in questo tipo di tradizione vale, seppure in forme diverse, il principio dell'intertestualità. Il principio di un rimando interni che in qualche modo noi siamo abituati a collegare appunto all'uso della parola scritta, e che invece è largamente presente anche all'interno della poesia orale, e che agisce come criterio di veridicità o messa in discussione della veridicità di ciò che si muove all'interno di questa tradizione. Anche qui un possibile riferimento comparativo: come voi sapete, tanta parte dello studio della tradizione omerica è stato sviluppato da Perry, da Milman Perry, a proposito della sua, attraverso un confronto con la tradizione dei canti serbo-croati, la tradizione bosniaca. Ora, recentemente, appunto, David Elmer, un antropologo e classicista di Harvard, ha mostrato come in questa tradizione, riprendendo in mano il materiale di Milman Perry, esista un termine, kita, che è in qualche modo l'esatto equivalente di cosmo,
Cosmos, nell'epos omerico, e che rimanda anche in questo caso ad una dimensione veritativa del discorso, che però la tradizione, a seconda dei casi, tende a sviluppare in due maniere differenti: o come capacità di restituire i fatti nell'ordine in cui si sono svolti, secondo quello che sembrava indicare il catacosmo omerico, oppure come rispetto della tradizione a cui si appartiene, come congruenza con la tradizione a cui il canto rimanda e all'interno del quale si inserisce. Ora, questo rapporto, per così dire, dialettico interno alla tradizione appare molto evidente nella testimonianza numero 10 che ho richiamato, che sono i famosi versi stesicorei che compaiono nel Fedro platonico, dove appunto si dice, appunto si mette in discussione la storia che rimanda alla responsabilità di Elena, appunto la guerra di Troia, e lo si fa da un lato reintroducendo appunto la nozione di Eidolon, che non compare in questo frammento ma che ci è restituita dalla tradizione indiretta, e lo si fa però in una maniera estremamente significativa, perché intanto il lessico adoperato anche in questo brevissimo frammento è un lessico che trova un immediato riferimento nelle parole rivolte dalle musa d'Esiodo. Non solo, ma l'utos con cui comincia il frammento stesicoreo è un termine, è un pronome deittico che all'interno della tradizione orale epico-lirica rimanda in genere, come appunto studi recenti hanno mostrato, agli esiti di un processo di visualizzazione fornito agli ascoltatori tramite le parole. Così, per esempio, si concludono tutte le performance di Demodoco. Queste erano le parole di Demodoco. Questi erano i fatti che in qualche modo il poeta ha fatto comparire dinanzi agli occhi degli ascoltatori. Non solo, ma il fatto che la vicenda abbia come protagonista Elena non è d'altra parte casuale. Il discorso naturalmente sarebbe qui troppo lungo, ma insomma è a tutti noto il ruolo che la vista gioca nelle sue vicende, legato alla bellezza, agli effetti che la visione della bellezza di Elena produce, ma poi abbiamo naturalmente il potere mimetico della voce di Elena che viene rievocato nel racconto di Menelao, e abbiamo Elena che compare nei poemi omerici come una sorta di doppio del poeta e intenta tessere un peplo sul quale compare la sua storia. Ed è un personaggio doppio per eccellenza, come mostra appunto emblematicamente l'episodio del canto quarto, in cui si contrappongono il suo resoconto dei fatti e quello di Menelao, senza che si riesca a capire dov'è la verità, se c'è una verità che in qualche modo sia in grado di scagionarla. Ad ogni modo, il frammento stesicoreo è, diciamo, più interessante di quello che si potrebbe immaginare se diciamo facciamo riferimento ad un insieme di elementi ulteriori che sono quelli che trovate citati nelle testimonianze 11 e 12, perché appunto un frammento papiraceo che ci restituisce il riferimento all'Eidolon sottolinea come Stesicoro sarebbe addirittura autore di due palinodie, non di una sola, in una avrebbe criticato Omero e in un'altra appunto Esiodo, ma soprattutto quello che è interessante è un frammento del catalogo delle donne in cui compare il riferimento al Eidolon, cioè al fantasma, che secondo addirittura uno scolio all'Alessandra di Licofrone sarebbe il primo luogo nel quale viene introdotto il termine, il riferimento alla vicenda di Elena. Soltanto che il papiro non è, diciamo, di facile né di certa lettura, per cui il termine Eidolon può essere tanto riferito al personaggio di Ifimede, sarebbe Ifigenia, oppure potrebbe essere riferito ad Elena, che viene evocata nel verso immediatamente successivo. C'è tutta, come dire, una controversa questione esegetica se vada inteso come un accusativo Eidolon o interpretato come un genitivo Eidolu, ma a me interessa semplicemente sottolineare che l'autore del catalogo delle donne, che verosimilmente appunto non è Esiodo, e che probabilmente è contemporaneo a Stesicoro, in qualche modo è al centro, come questa testimonianza mostrerebbe, di una complessa relazione intertestuale, per cui noi potremmo pensare o che è Stesicoro che risponde all'autore del catalogo delle donne nel momento in cui introduce la variante dell'Eidolon di Elena, o al contrario è l'autore del catalogo delle donne che in qualche modo rimanda allusivamente alla straordinaria novità rappresentata dall'inserzione del motivo dell'Eidolon all'interno della tradizione relativa a Elena.
Tutto questo costituisce lo sfondo nel quale, sul quale si colloca una svolta fondamentale, che è quella del discorso che viene a prodursi intorno al V secolo e che trova nell'encomio di Elena, non a caso appunto ancora un tentativo di scolpare però per altra via in maniera completamente differente l'eroina dall'accusa di essere responsabile della guerra di Troia, un testo nel quale il collegamento e la relazione tra linguaggio e visione viene esplorata in una maniera estremamente ricca e articolata, di cui adesso sottolineerò solo due aspetti per ragioni evidentemente di tempo. C'è tutta la parte dedicata a illustrare la quarta delle possibili cause per cui Elena fu vittima di costrizione, che ruota intorno al tema della vista, e il nostro autore ha cura di sottolineare come gli effetti prodotti dalla vista si collochino esattamente sullo stesso piano di quelli prodotti dal logos, che è la terza delle possibili cause. E la terminologia, questo è un aspetto largamente esplorato dagli studiosi, è la stessa, ricorre il riferimento alle stessi tipi di passioni, per esempio liupe, il dolore, potos, ricorre anche riferimento allo stesso tipo di effetti prodotti dal linguaggio. Il linguaggio imprime l'anima così come fa la visione. Tuttavia, il testo di Gorgia introduce una variazione, a mio avviso, significativa, perché da un lato insiste su questo parallelismo tra linguaggio e visione, dall'altro, tuttavia, sottolinea a più riprese, in particolare nel paragrafo 15 che trovate all'inizio della testimonianza 13, come ciò che noi vediamo ha un effetto costrittivo esattamente in ragione del fatto che la sua natura non dipende da noi, non siamo in grado di controllarla in alcun modo. Quindi, in qualche modo Gorgia istituisce un parallelismo tra la natura delle cose viste e la natura delle cose create con arte. Gli effetti della pittura, per esempio, sono esattamente identici agli effetti che le cose che vediamo nella realtà producono su di noi. E al tempo stesso però innesta su questo parallelismo un parallelismo ulteriore, perché il linguaggio, a sua volta, adopera una tecnica particolare, naturalmente, in grado di produrre esattamente gli stessi effetti della visione. Quindi, diciamo, una relazione a tre livelli: c'è la realtà, che ha una certa natura, che produce un certo effetto tramite la vista, c'è la capacità che l'uomo ha di forgiare manufatti, che sono pitture, sculture, che producono esattamente gli stessi effetti, e c'è poi il logos, che è in grado di produrre esattamente gli stessi effetti che il linguaggio, che la pittura e la scultura e la visione per loro conto sono in grado di produrre. L'aspetto però più rilevante, che a mio avviso costituisce la chiave per comprendere quello che Gorgia intende, è che, a differenza di quello che abbiamo trovato in tutta la tradizione precedente, Gorgia introduce un elemento di fondamentale novità. L'elemento di fondamentale novità è rappresentato dal fatto che per la prima volta dagli effetti emotivi, cioè dal coinvolgimento emotivo, ci spostiamo su quello della logica. E la testimonianza contenuta appunto 14, dove Gorgia dice che appunto per capire in che modo la persuasione può determinare come vuole, può lasciare la sua impronta nell'anima, bisogna guardare ai discorsi degli scienziati, i quali, sostituendo un'opinione all'altra, fanno apparire agli occhi dell'opinione l'incredibile e l'invisibile. Qui si sta parlando, sarebbe troppo lungo sostenerlo, ma si sta parlando delle teorie dei presocratici, e si sta sostenendo, tra l'altro, con un sottilissimo gioco testuale, perché Gorgia sostiene che il linguaggio è in grado di trasformare, cioè di far apparire agli occhi dell'opinione qualcosa con la forza che ha la visione per natura delle cose, perché il gioco testuale è tra il rimando agli occhi dell'opinione e il verbo faino, che rimanda la, come dire, la causa dell'azione alla realtà esterna al soggetto. Ed è per questa via, come mostra appunto l'incipit dell'encomio, che Gorgia può reintrodurre, tra l'altro esattamente con lo stesso termine cosmos da cui eravamo partiti, il riferimento alla verità. L'ordine del discorso
è la verità, ma naturalmente un ordine che adesso acquisisce una configurazione completamente diversa, a mio giudizio, rispetto a quello che aveva nella tradizione precedente, proprio perché Gorgia su questa tradizione che ha largamente presente e di cui si serve a piene mani innesta un elemento di straordinaria novità che peraltro condivide con un dibattito molto ampio a cui non farò adesso riferimento perché mi avvio alla conclusione e che coinvolge, avete alcune delle testimonianze, coinvolge gli storici, la testimonianza erodotea relativa alle piene del Nilo, coinvolge i filosofi presocratici, il famoso detto anassagoreo, coinvolge la medicina. Insomma, tutta una serie di testi che in qualche modo possiamo far risalire almeno a Senofane, di cui pure Roberta ci parlerà, al centro di un dibattito in cui non a caso il criterio che viene individuato per garantire della veridicità, che però è sempre fallibile a questo punto e non potrebbe essere diversamente del discorso umano, è il criterio dell'eikos, che ancora una volta con la sua radice ci rimanda al punto iniziale del nostro percorso, alla somiglianza Ikelon dell'Eidolon rispetto ad Enea e alle menzogne simili al vero forgiate Ische da Odisseo nel parlare a Penelope. Quindi per concludere questo mio percorso direi che a questo punto lascio tutta una parte che riguarda le ultime testimonianze che pure forse sarà utile riprendere nel dibattito. Per concludere questa carrellata, dando immediatamente la possibilità così a Roberta di contraddirmi, direi che a questo punto che io in riferimento a Gorgia introdurrei il termine di finzione, ma in un senso che non è quello a cui noi abitualmente pensiamo. Gorgia, tra le altre cose, in quello straordinario testo che, come chi mi conosce sa, continuo sempre a ritenere straordinario, fa, è mescolando, unendo questi due aspetti, uno che gli deriva da tradizione, diciamo così, poetica, e uno che è l'oggetto di un dibattito più strettamente epistemologico, configura per la prima volta la conoscenza come finzione, in un senso che adesso esprimerò parafrasando le parole di un'antropologa, Silvana Borutti, che in un libro molto interessante degli anni 2000, credo, definisce la finzione come il regime figurale, un regime figurale indiretto che supplisce alla mancanza dell'oggetto in presenza, un regime dunque di presentazione del non rappresentabile. Si tratta di una conoscenza, quella che viene concepita in questi termini, connessa con il limite, con il suo limite, con il limite della conoscenza, con il non poter dire rappresentativamente, ma con il dover figurare, il dover cioè costruire linguisticamente una presenza indiretta dell'oggetto attraverso la forma. Quella forma, appunto, è per Gorgia, più che per ogni altro, la forma linguistica. Ma da qui in poi, naturalmente recuperando tutto quello che in qualche modo rimanda alla tradizione precedente, come spero almeno in mia parte di aver mostrato, il fantasma della verità, cioè la verità che si presenta continuamente come rivedibile ma anche equivocabile nella forma di un doppio continuamente messo in discussione appunto dal suo opposto, che è la falsità, continuerà ad inquietare i sonni della tradizione occidentale. Grazie. Allora, due piccole parole di presentazione su Roberta Joly, che abbiamo avuto il piacere di avere già altre volte qui in istituto, che quindi molti già conoscono. Tra le tante cose che si potrebbero dire Roberta, ne voglio ricordare soltanto due o tre. Diciamo, intanto a Roberta si deve un'edizione fondamentale delle testimonianze, dei frammenti di Gorgia, che sempre diciamo nei miei pensieri, che quindi diciamo rappresenta uno strumento indispensabile non soltanto per la traduzione che è fornita in quel testo, ma anche per il ricchissimo commento, per l'apparato di note, un testo di riferimento insostituibile, nonché diciamo una traduzione commentata del trattato sul non essere autonoma, che era comparsa prima dell'edizione completa del
dei testimonianze gorgiane, nonché più recentemente un libro dedicato alla finzione, alla nozione di all'emergere di questa nozione all'interno della cultura greca, pubblicato l'anno scorso nel 2018, il tempo passa, è già il 2018, pubblicato da Mimesis, e che credo costituisca un po' lo sfondo della relazione che Roberta ci farà tra un attimo. Le lascio la parola, lasciando poi i motivi di dissenso al dibattito successivo. Grazie, grazie a Fiorin Dalivigni e all'Istituto per questo invito sempre gradito, grazie a Lidia Palumbo, Mauro Serra e Franco Aronadio per avermi coinvolto in questa, all'interno insomma, di questo percorso molto interessante. Io chiedo scusa intanto se qualcuno di voi sentirà da me cose che ho già in altre occasioni avuto modo di esporre. Cercherò insomma di tenere insieme alcuni aspetti che mi sembravano interessanti, partendo da un testo che è anche nell'endauto di Mauro e che rappresenta proprio il mio punto di partenza. In realtà il punto di partenza, così, per una suggestione con cui vorrei cominciare, è un testo, è una breve poesia di Valerio Magrelli, Da ora serrata retine, una bellissima raccolta. Lui dice: esistono libri che servono a svelare altri libri, ma scrivere in generale è nascondere, sottrarre alla realtà qualcosa di cui sentirà la mancanza. Questa maieutica del segno, indicando le cose con il loro dolore, insegna a riconoscerle. Allora, ho pensato effettivamente al tema di questo laboratorio, Eidolon Fantasma, ed effettivamente il mio percorso non sarà propriamente legato all'immagine, sarà più che altro legato all'eikos, quindi torna alla radice dell'eikon, dell'immagine, ma partirà e attraverserà alcuni testi della poesia, soprattutto epica, per arrivare poi al termine a Gorgia, considerando la poesia come una sorta di doppio rispetto alla realtà o di immagine che in realtà ci restituisce una realtà potenziata. La dialettica è quella a cui accenna Magrelli, nascondimento e svelamento. E l'idea che la parola poetica possa restituire un'immagine mai diminuita in realtà della realtà e che quindi possa essere una forma di conoscenza alternativa, diversa, mi piaceva, così come mi piace e ha guidato un po' anche l'ultimo tempo delle mie ricerche, l'idea di un terzo ordine possibile di predicazione legato al dire poetico tra il vero e il falso, diciamo una sorta di logica della contraddizione, come la definisce Tagliapietra. In realtà non parlerò di Senofane, ho cambiato idea, avevo detto che avrei fatto un accenno, ma magari nella discussione. Partirò appunto dai due versi controversi della Teogonia di Esiodo, un breve accenno alle etimologie di alcuni termini chiave, mi occuperò brevemente delle menzogne cretesi, quindi delle finzioni in cui Odisseo si presenta in veste di Aedo, accennerò all'espressione os ei, che insieme a eikos è un termine che reputo centrale all'interno di questo percorso, per poi terminare con Elena come, diciamo, figura dell'eikos, da Omero a Gorgia. Ora, il testo 1, che è qui, però non scorre, comunque insomma l'ho anche inviato. Dopo, fra un attimo. In ogni caso è una traduzione, la traduzione di Pucci, credo di avere bloccato, vero? Il verso interessante, perfetto, grazie, è quello in cui, ne ha parlato anche Mauro, le muse si presentano a questo pastore, che è Esiodo, immerse in un manto di nebbia, non sono visibili, sono una sorta di voce senza corpo, e pronunciano, se lo vogliono, con una formula limitativa che evidentemente, come dice Pucci, le riconduce nell'ambito dell'arbitrio, la loro volontà è condizionata al loro arbitrio, non sempre, se lo vogliono sanno dire il vero, diversamente
diversamente pronunciano menzogne o, come giustamente dice Mauro, più probabilmente cose false, falsità simili al vero. Allora, i due versi che hanno costituito un vero e proprio enigma e hanno determinato un certo imbarazzo all'idea di sostenere l'ipotesi di muse mentitrici sono stati generalmente interpretati, ecco, come una intertestuale polemica nei confronti soprattutto della poesia epica di Omero, oppure di tutta una tradizione di poesia epico-eroica precedente Esiodo. In alcuni casi si è anche ipotizzato che questo intreccio, questo dire il falso simile al vero, potesse rappresentare la cifra, una delle cifre del dire delle muse, del canto delle muse, in una formula che però riconosce il limite del poeta Esiodo nell'incapacità di discernere il vero dal falso. L'ipotesi che invece vorrei sostenere, e mi rendo conto che sia piuttosto controversa, ma mi piace pensare che nel verso in questione, quindi nella precisa formulazione del falso simile al vero, consista la natura specifica del dono delle muse all'uomo, cioè l'elemento specifico del canto poetico destinato al mondo dei mortali. Insisto sul destinato al mondo dei mortali perché in realtà Esiodo utilizza due verbi diversi, credo in maniera niente affatto casuale. Tra l'altro, il primo attributo che viene rivolto, dedicato alle muse, subito dopo i due enigmatici versi 27 e 28, è l'aggettivo artiepes. Artie peiai sono definite le muse, ed è un aggettivo rarissimo. Composto, suggerisce Chantraine, sulla radice di arti, quindi di ararischein, sulla radice dell'armonia. È probabile che questo aggettivo, che generalmente viene tradotto con scaltre a parlare o abili a parlare, sia stato utilizzato avendo in mente l'unica occorrenza in cui ricorre nei poemi omerici, precisamente Iliade 22, in cui questo aggettivo è riferito nelle parole di Ettore ad Achille. Siamo al duello finale, poco prima della morte di Ettore, e Achille gli ha suggerito, gli ha rivelato che per volere degli dèi sta per morire. Il duello sta per terminare. E Ettore, convinto che in realtà il fratello lo stia sorreggendo, aiutando, in realtà Atena mascherata, rivolge parole di biasimo, di offesa, dicendo: Epiclopos, ingannatore, furfante, tu stai usando parole false. E usa proprio l'aggettivo artiepes, tu sei un ingannatore, un bugiardo. In realtà quella apparente menzogna, quella che lui crede essere una menzogna, è una verità mascherata, semplicemente differita. Di fatto Ettore sta morendo, di fatto gli dèi hanno rivelato il vero ad Achille. Quindi ancora una volta quella parola che ha l'apparenza di menzogna in realtà sta rivelando qualcosa di vero. Ora, i due verbi, diceva anche Mauro, sono geruein e legein. Geruein effettivamente è un verbo rarissimo e nell'indagine che ho fatto mi pare che si possa dire che all'interno dell'epica e dei testi più o meno coevi al testo della Teogonia sia utilizzato solo per una comunicazione tra dei, tra divinità. In Erga 260 è la dea Dike che, rivolgendosi a Zeus, gli svela l'intenzione nascosta nell'animo degli uomini, e in quel caso si usa il verbo geruein. Allo stesso modo nell'inno ad Hermes il verbo è utilizzato per indicare il canto che il dio Hermes dedica ad Apollo. Quindi una parola, un canto, una struttura comunicativa che è destinata alla comunicazione tra mortali, tra dei. Diversamente la comunicazione tra mortali è quella contrassegnata dal termine legein. Avremo quindi una parola, un logos performativo che crea la realtà nel momento in cui la nomina, e una parola invece destinata al mondo, mimetica, rappresentativa, verosimile,
quasi che appunto il dono delle muse al mondo fosse sì una poesia, un canto, che però rappresenta una sorta di consolazione imperfetta. Per quanto riguarda molto brevemente la nota lessicale a cui alludevo, dunque, pseudos è il termine che generalmente indica il falso in quanto non corrispondente al reale stato delle cose. Miriam Carlisle ha fatto un'indagine sulle occorrenze di pseudos in relazione ai contesti narrativi, quando appunto si parla nell'epica di un dire pseudea, e suggerisce che lo pseudos indichi quelle tradizioni narrative non diversamente verificate, cioè rispetto alle quali manchi una continuità con altri percorsi mitico, epici, narrativi, e dunque manchi una possibile conferma attraverso altre tradizioni. Nel caso di verità, Mauro ci suggeriva, sono d'accordo, insomma, la distinzione aletheia e tetumon, spesso e tetumon fra l'altro ricorre in formule colloquiali piuttosto stereotipate, insomma. Mi pare interessante invece il lessico della verità definito per via negativa, cioè la frequente ricorrenza, soprattutto in Omero, di atreches, costruito con alfa privativa, e nemertes, con la negazione ne rispetto alla radice di amartanein. In entrambi i casi il vero è qualcosa appunto definito come non errante o come non deviante. Anche in questo caso Levea, pagine mi pare molto stimolanti, quando suggerisce che davvero definire la verità attraverso un'alfa privativa o un ne, una negazione ne, ci porti all'idea di un vero non ancora maturo nella sua concezione oggettiva, cioè non ancora definito come piena corrispondenza rispetto all'ordine delle cose. La verità come non devianza o non erranza rimanda ad una percezione soggettiva del vero, ci riporta comunque all'ambito della soggettività e sembra conservare una sorta di impercettibile frattura, di insanabile frattura tra il soggetto e l'oggetto, tra l'io e il mondo. Per quanto riguarda il lessico dell'inganno, là dove si è associato al dire, anche in questo caso il lessico dell'inganno è talmente ricco, talmente variegato e complesso, che credo si possa usare appunto anche alla luce di questo un'interpretazione che riconosce una qualche validità, un'ipotesi finzionale anche all'interno dei poemi omerici, un'idea appunto di parola finzionale associata al dire poetico. C'è tutto un lessico dell'inganno in senso negativo che ha a che fare con apate, con scolios, aimilos. C'è poi quel lessico dell'inganno che ha a che fare con la deviazione, e la deviazione è soprattutto contrassegnata da termini costruiti sulla radice, sul prefisso para, quindi paraphasis, paraclisis, paratrepein. In questi casi si tratta spesso di deviazioni positive che avvicinano alla verità. Poi c'è un ambito semantico della finzione, anche in uno dei testi di Mauro, quello a proposito della contrapposizione tra il falso poeta e il vero poeta, il vero Aedo, dove c'è appunto la variante di cui nessuno saprà nulla, da cui nessuno vedrà nulla. In questo caso la finzione integrale, diciamo, il falso integrale che viene totalmente respinto, è definito pseudea, ed è caratterizzato dall'aggettivo, ancora una volta, epiclopos, che ritornava anche in un testo che ho citato in apertura. Altri termini sono apaphiskein, exapaphiskein. Che cos'hanno di meno, diciamo, rispetto all'inganno deviazione della poesia? Si tratta di inganni che presuppongono o una perdita di capacità percettiva,
o l'impressione di essere immersi in una sorta di allucinazione totalmente deviata, priva di contatto con la realtà. È il caso, per esempio, di Odisseo, sbarcato a Itaca e che quasi non vuole credere ai suoi occhi, dunque ipotizza di essere vittima di un inganno percettivo, sortito, voluto da Atena. Oppure Zeus, completamente ammaliato dalla fascinazione amorosa, insomma dall'inganno amoroso indotto da Era. Anche in questo caso si usa apaphiskein, exapaphiskein, sono termini dell'inganno integrale, della falsità che non ha nessun tipo di legame con la verità. Nel caso invece delle menzogne cretesi, delle menzogne o dei racconti falsi che troviamo in cinque diversi momenti dell'Odissea, mi pare che si possa fare una riflessione leggermente diversa. Odisseo si presenta come Aedo, non tanto nel primo incontro, quello con Atena, ma negli altri quattro. Aedo, ma anche mendicante, ma anche straccione, ma anche persona che ha bisogno di aiuto, di ospitalità. In questi casi parte sempre dall'identità cretese, che evidentemente è un'identità falsa. Qui sarebbe interessante, non c'è tempo, riflettere sul perché proprio cretese, qual è il ruolo di Creta nella costruzione di un dire falso o simile al vero. Quello che molto velocemente mi interessava condividere con voi è il fatto che quando intreccia vero e falso, quando seleziona alcuni elementi di verità all'interno del suo racconto, ad esempio i 10 anni lontano da casa, la sosta di 7 anni, non sempre presso Calipso, ovviamente tace la natura specifica di questa sosta quando ne parla con Penelope, soprattutto seleziona dettagli relativi all'ospitalità di cui ha goduto durante il suo esilio, durante il suo viaggio, e parla dell'ospitalità dei Tesproti o del re d'Egitto. Di questi episodi, su questi episodi insiste quando gode l'ospitalità, quando è presso il Porcare Eumeo o quando è presso la corte dei Feaci e racconta ad Alcino la sua storia, oppure quando arriva ad Itaca. Non ne parla, ad esempio, quando incontra il principe dei Proci Antino, che ad un primo sguardo si presenta come il principe benevolo che lo accoglie, e in realtà poi gli rifiuta perfino un tozzo di pane. Ecco, l'epurazione selettiva di alcuni dettagli sembra essere funzionale a rivelare la verità dell'animo del suo interlocutore. Non è come dire, una variatio gratuita, seleziona, modifica, introduce dei dettagli in relazione all'interlocutore che ha di fronte. Potremmo citare anche le parole di disappunto quando parla con Eumeo nei confronti dei Fenici, dai quali lo stesso Eumeo era stato catturato. E non si tratta neppure di un tentativo di conquistare la benevolenza del suo interlocutore, sembra rivolto a qualcosa di più profondo. Oltretutto, se come spesso si dice l'obiettivo fosse semplicemente quello di tacere la propria vera identità fino alla vendetta, avrebbe potuto inventare una menzogna integrale, cioè non avrebbe avuto senso introdurre in questa narrazione elementi di verità, come in realtà fa. Allora, l'ultimo incontro, quello con Penelope, è quello dove troviamo la stessa espressione che ricorre nel caso delle muse. C'è una leggera variazione, ma anche in questo caso si dice, Odisseo parlando, tu proponi forgiava menzogne simili al vero, no? È una traduzione molto interessante. Io cercavo qualcosa che potesse corrispondere a questo ischein, ma davvero non saprei, e quindi molto semplicemente traducevo, le rendeva simili al vero, ma di fatto, Odisseo non sta appunto cercando parole che abbiano in sé la qualità dell'essere verosimili. È come se, esattamente come fa il poeta, avesse la capacità di sollecitare in chi ascolta un processo di riconoscimento. Quindi è
La mia impressione è che dietro il termine Iskain, dietro questa insistenza sul falso simile al vero, ci sia più che altro la capacità di chi canta, siano esse le muse o Odisseo in veste di Aedo, la capacità di predisporre l'ascolto, di predisporre l'uditorio in una maniera che coinvolga il processo di un riconoscimento, che attivi un processo di riconoscimento. In questo senso si tratta di un processo fecondo, portatore di conoscenza. Fra l'altro è interessante in questo momento, in questo incontro con Penelope, l'ho detto anche in altre occasioni, Penelope avrebbe potuto chiedere a chiunque l'interpretazione del suo sogno. Lei fa un sogno, in questo caso è un sogno che proviene dalla porta di Corno, quindi è un sogno verosimile. È un enupnion, se non sbaglio, qui non si usa il termine eidolon, si usa enupnion, che è una sorta di, anzi upar, è una visione articolata, prolungata, quasi filmica, e chiede proprio a lui, al mendicante arrivato a Itaca, di interpretare questa visione in cui lei vede le 20 oche bianche che ha cresciuto, insomma allevato, che vengono straziate da un'aquila. E l'aquila Odisseo annuncia la verità, Odisseo è tornato e presto si vendicherà, e in questo gioco di continui rimandi, insomma di finzioni metaletterarie, è Odisseo in carne e ossa, ma travestito da mendicante, a rivelare ancora una volta la verità del sogno. Dunque ci sono queste due espressioni fortemente enigmatiche, sogno e diciamo canto, per continuare a pensare a Odisseo come un aedo, canto poetico e sogno, due forme entrambe di in qualche modo mascheramento enigmatico del dire, che in realtà conducono Penelope verso la verità. Aristotele ci dice di Omero che insegnò anche agli altri poeti a dire il falso come si deve. E per Aristotele la grande qualità della poesia è quella di dire fatti impossibili ma verosimili. La misura della verosimiglianza è l'elemento, la cifra, insomma, il sigillo del dire poetico. E, a me sembrava che questa pista, insomma, questa lettura del passo aristotelico potesse rappresentare una guida anche di alcune similitudini molto efficaci all'interno dei poemi omerici. È come se appunto laddove la verità fosse inaccessibile al nostro sguardo, una verità che non è storica, che non è empirica, che non è verificabile o per la quale non si ha un immediato strumento euristico, allora la similitudine o l'immagine poetica o il come se potessero proprio costituire un ponte di collegamento tra due realtà. Allora, il come se che utilizza Omero, os ei, è un'espressione che ricorre per indicare un collegamento tra ciò che è e ciò che non è. L'espressione, una delle più famose, è appunto la lode che Odisseo rivolge a Demodoco dicendogli tu non eri presente agli eventi che hai cantato, ad esempio l'episodio del cavallo, ma era come se tu stesso fossi stato presente. Quindi il poeta è la più alta espressione di questa, in qualche modo, finzione rivelatrice. Non è, ma è come se fosse. Dunque, os ei lega effettivamente in un nesso veritativo, conoscitivo, ciò che è e ciò che non è. E in alcuni casi ciò che è getta luce su quello che non è. In altri casi vorrei dire che ciò che non è, lo spiegherò fra un attimo, ci permette di conoscere in maniera più precisa ciò che è, o meglio, ci permette di conoscere in maniera diversa ciò che è. Un caso di uso di Osei ricorre ancora in Iliade 22. È morto Ettore, c'è cioè il famoso compianto in cui la madre Ecuba si strappa i capelli, il padre piange disperato e dice Omero, era come se Ilio tutta quanta bruciasse. Noi sappiamo che Ilio non è ancora caduta. Nel pianto però condiviso, nella scena del pianto condiviso, Omero sta in qualche modo prefigurando, anticipando qualcosa che
sta per accadere, qualcosa che forse il suo uditorio già conosce, ma di cui ancora non ha, come dire, l'evidenza narrativa, oppure qualcosa che ancora non conosce, che quindi ancora più fortemente viene evocato. In questo caso davvero ciò che è il pianto diventa la anticipazione, prefigurazione di ciò che non è ancora. Oppure ci sono famosi testi, quelle che io chiamo le similitudini sostitutive, quando in alcuni momenti di grande tensione narrativa Omero sceglie di trasferire il pathos di una scena, soprattutto scene di riconoscimento, su qualcuno che non è, ma che ci aiuta a comprendere meglio ciò che è. L'esempio forse più calzante è il ritorno di Telemaco dal suo viaggio, il viaggio che l'ha guidato a Sparta, a Pilo, alla ricerca del padre. Lui ritorna e quando arriva, guarda caso, il padre è nella capanna di Omeo, ed Omeo è il primo che Telemaco decide di visitare. Il padre desidera ovviamente abbracciarlo dopo 20 anni, e tra l'altro lo riconosce semplicemente dal rumore dei passi, lo riconosce dall'attrarre dei cani, lo riconosce anche senza vederlo, però non può farlo, non è ancora tempo. E allora Omero, con questa sorprendente capacità, con questo slittamento semantico dell'immagine poetica, trasferisce l'esperienza della paternità dal padre reale in Omeo. E dunque ci dice che così il porcaro glorioso, Telemaco simile a un dio, baciava tutto, stringendolo come scampato da morte, come un padre amoroso abbraccerebbe il figliolo. E Omeo diventa una sorta di cerniera affettiva tra questi due mondi, queste due attese. Un'altra analogia speculare, raddoppiata, la troviamo sempre nella scena del riconoscimento finale tra Penelope e Odisseo, quando sono cadute tutte le resistenze, quando finalmente i due si possono abbracciare. E in questo caso è sorprendente che una lunga similitudine incentrata sul ruolo del naufrago, noi ci aspettiamo che termini con Odisseo, in realtà naufrago in questo caso è Penelope. Certo, Odisseo è tornato come naufrago, salso, coperto di sale, dopo un periglioso esilio, ma la similitudine si chiude, il secondo termine della similitudine non è lui, è lei. È lei che ritorna all'abbraccio dell'amato come un naufrago torna alla propria terra. E anche qui il poeta ci sorprende, ci spiazza, sostituisce all'ultimo istante il soggetto che ci aspetteremo con questo sapiente slittamento, con questo scarto, per cui davvero Penelope diventa Odisseo. È come se vivesse sulla sua pelle tutto quello che il marito ha vissuto in quegli ultimi, diciamo, 10 anni. Un'altra velocissima che, però ve la leggo perché io mi immagino che cosa sarebbe stato l'episodio del cavallo di Troia e il pianto di Ulisse, di Odisseo. Avrebbe potuto dirci Omero, così Odisseo sotto le ciglia pianto di pietà versava. Questo è l'effetto del canto di Demodoco sul nostro eroe. È il riconoscimento di sé attraverso la poesia, l'eroe che non ha mai pianto piange ora. In realtà quello che è sorprendente è che prima ci sono 8 versi che anticipano questo ultimo verso. E gli 8 versi, li leggo sempre nella traduzione di Calzecchi Onesti, sono: come donna su lui gettandosi piange lo sposo che cadde davanti alla città e ai suoi guerrieri per difendere i figli e la rocca dal giorno fatale, e lei che l'ha visto annaspare e morire gli si abbandona sopra, alto singhiozza, i nemici dietro con l'aste la schiena e le spalle pungendole la traggano schiava ad aver pianto e travaglio, e le sue guance si scavano in uno strazio angoscioso. Così Odisseo sotto le ciglia pianto di pietà versava. Cioè 8 versi sono dedicati a una donna vedova destinata a essere venduta come schiava, cioè diciamo la creatura più debole nel pantheon sociale dei greci, sconfitta,
Quindi, diciamo, la perla della strategia militare di Odisseo, cioè quel capolavoro che è il cavallo di Troia, quel capolavoro che gli ha permesso e ha permesso agli Achei di vincere la guerra, viene rovesciato, come dire, da una parte senza nessun tipo di previsione, pensiamo a un'identità di genere, pensiamo a un'identità di condizioni sociali, viene rovesciato nel suo esatto contrario, in un'antifrasi da un certo punto di vista assolutamente illuminante. C'è un bel saggio di Jean-Luc Nancy sull'immagine e la violenza, in cui, parlando della similitudine, queste sono tutte similitudini, ci dice, un po' sulla falsariga di quello che credo anche Mauro suggerisse, che l'immagine, in realtà, in questo caso è un'immagine poetica, ma sempre di immagine si tratta, ha la capacità non semplicemente di imitare la realtà, alludendo a una dimensione sempre depotenziata, sempre a un meno, in realtà contende alla realtà la presenza ed ha la capacità, soprattutto l'immagine poetica, di estrarre dall'interno della realtà un'anima, diciamo, profonda, autentica, interiore, nascosta, e di estrarla, di portarla al di fuori. In questo senso l'arte eccede anche il segno della presenza, eccede anche la realtà. L'ultimo termine che volevo analizzare insieme è Eikos. C'è tempo? Allora, Eikos, anche qui nei testi che in parte Mauro aveva selezionato, lo troviamo nei poemi omerici molto spesso per indicare la somiglianza. Eikos è ciò che è simile, ciò che è adatto a un contesto, diventerà più tardi ciò che è pertinente. È vero che spesso l'arte, penso allo scudo di Efesto, ma anche alle ancelle che Efesto ha scolpito, che ha realizzato, l'arte è eikos rispetto al vero, è un'arte che imita, sembra imitare il vero. Le ancelle sono in tutto e per tutto simili a creature viventi, a donne, per parola, ragione, salvo che per la loro pelle, diciamo, dorata. È interessante che in quasi tutte le occorrenze di Eikos nei poemi omerici ricorra anche il termine zauma. Meraviglia vedersi o meraviglia ad ascoltarsi nel caso di esperienza uditiva. E zauma è un termine interessante perché allude a qualcosa che ispira ammirazione ma anche sgomento in virtù della propria straordinarietà. È sicuramente associato all'illusione dell'arte, ma Unzinger lo definisce l'esperienza dell'in-between, effettivamente è qualcosa che sta tra la fascinazione e lo sgomento, così come sta tra una qualità oggettiva dell'elemento artistico che abbiamo di fronte e una percezione soggettiva. L'esperienza del zauma si definisce proprio in questo territorio di confine tra il soggettivo e l'oggettivo e tra l'esperienza soprattutto dell'estraneità e della familiarità, perché le ancelle d'oro sollecitano uno sgomento nel momento in cui sono totalmente familiari, come altre espressioni d'arte nei poemi, sono così familiari da essere riconoscibili come reali, realmente esistenti, e in realtà non lo sono, quindi c'è una familiarità ed estraneità insieme. Allora, Elena, dicevo, come figura dell'Eikos, come maestra del verosimile, anche creatura di frontiera tra umano e divino, tra parola che salva e parola che inganna. C'è sicuramente una linea di continuità che collega Omero a Gorgia, moltissime. La poesia sicuramente, la tradizione epica ha stratificato tantissimi elementi che Gorgia riecheggia, recupera. È interessante che Elena non sia mai descritta, neanche in Omero, la sua bellezza non è descritta. È descritta con gli epiteti costanti delle dee, Elena bianche braccia, Elena simile alle dee, ma semmai anche nella tradizione tragica è descritta più che altro negli effetti che produce.
al massimo un lampeggiare d'occhi o un effetto di vento, di bonaccia. Questa Elena che Gorgia recupera e ha in Omero un precedente così autorevole, è un'Elena sicuramente collegata, lo diceva anche Mauro Serra, all'esperienza della narrazione. Sono pochi i quadri che Omero le dedica nei poemi omerici, sono cinque nell'Iliade, fondamentalmente uno, un paio nell'Odissea, ed è vero che nell'Iliade è per lo più associata alla, all'esperienza della poesia, della narrazione, sia quando è intenta a tessere un peplo, quindi sia come narratrice muta, ma comunque narratrice, in Iliade 3, sia in Iliade 6, nell'incontro con Ettore, dove rivolge al cognato parole di miele e ricorda come lei stessa è, sarà insieme al cognato oggetto di un canto per le generazioni a venire, quindi anche qui c'è un riferimento metapoetico molto interessante. È lei che canta il terzo goos, il terzo compianto funebre per Ettore, quindi ancora una volta in veste di poeta, e soprattutto è lei che compare in Odissea 4 quando arriva Telemaco a Sparta e si presenta come maga incantatrice, dispensiera di questi farmaca orientali che leniscono il dolore, esattamente come fa la poesia. E tra l'altro tipica della narrazione aedica è veramente tutta la presentazione del suo discorso, perché Menelao lo definisce catamoiran, come venivano definiti i racconti ben costruiti, perché lei parte dalla lode di Zeus, come sempre doveva fare il cantore, perché lei evoca la terpsis, il piacere come effetto del suo canto, perché lei stessa tra l'altro usa una formula di recusatio, come facevano i poeti, come fa Omero, non tutte le avventure potrò ricordare, solo alcune, e soprattutto perché definisce ta e oikota, quindi questo termine chiave, al centro della sua narrazione. Parlerò di cose, le ipotesi traduttive sono diverse, cose adatte al contesto, oppure dirò cose verosimili. Non so, non riesco a... credo che ci sia un richiamo alla verosimiglianza. E in ogni caso, in questa sezione dell'Odissea, è vero che Elena si presenta come l'unica in grado di svelare l'enigma dell'Eikos. È non solo la maga che dispensa farmaca, ma è capace di rivelare, svelare le apparenze ingannevoli. È lei l'unica che riconosce Odisseo, che si è infiltrato vestito da schiavo a Troia. È l'unica che lo sa, lo riconosce, non ne svela l'identità, ed è l'unica, tra l'altro, che riuscirà ad interpretare la visione, ancora una volta un eidolon misterioso, che Telemaco le comunica. Prima di partire dice... Io e Pisistrato abbiamo visto un'aquila che ghermiva un'oca. E Menelao tentenna, esita, non ha risposte. Nel suo caso, immediatamente Elena dice: questo sogno annuncia il ritorno di tuo padre, tra l'altro anticipando il sogno di Penelope, quindi richiamando ancora una volta quella profezia che avrà di lì a breve il compimento. Quindi è l'unica che sa parlare questa lingua, è l'unica che conosce la lingua dell'Eikos. Nel racconto di Menelao che evocava anche Mauro, Elena è il doppio di quanto abbiamo appena visto, ma è esattamente così, è una figura tentacolare, difficilmente definibile, creatura appunto di confine, e dunque è colei che rende la propria voce simile, ancora all'uso del verbo iskein, alla voce delle mogli lontane, mentre gli eroi sono nascosti dentro la cava insidia, dentro il cavallo. E anche qui si sono moltiplicate le ipotesi più varie. Come fa la voce di Elena sola a imitare la voce di tutte le donne? O come può conoscere la voce di tutte le donne che lei stessa non ha mai visto, conosciuto? Mi sembrano appunto questioni che eludono il punto centrale. Ancora una volta, non è la voce di Elena ad avere una capacità metamorfica, adattativa, ma è la potenza della voce di Elena che predispone l'ascolto, che trasforma la modalità d'ascolto, che interviene sulla percezione soggettiva. Lo stesso verbo in Iliade 16, Patroclo che indossa le armi di Achille.
e questo indossarle lo rendono simile all'eroe, ad Achille. Non c'è una metamorfosi, non c'è una capacità adattativa, c'è una percezione sollecitata, modificata, in virtù di un'esperienza che può essere o dell'udito o della vista. E l'aveva capito bene Pascoli quando nei suoi poemi conviviali, nell'Anticlo, che è l'unico eroe che desidera uscire dal cavallo, che non sa resistere, in punto di morte chiederà che le sia portata Elena, affinché possa con la sua voce riprodurre la voce dell'amata lontana. Quindi Elena in questo caso non è più pericolosa e tentacolare, ma è una sorta di balsamo supremo in punto di morte. Allora, molto velocemente, che c'entra tutto questo con Gorgia? Ne parleremo magari in un altro momento. È vero che l'interpretazione standard ci dice che l'Elena, l'encomio di Elena, e dietro Elena c'è la tecne retorica di Gorgia, no? Quindi questa figura che diventa una perfetta personificazione della tecne retorica. A me sembra, e l'ho già detto anche l'anno scorso, se non sbaglio, quando abbiamo parlato anche di questo tema, mi sembra che più che altro ci sia un riferimento, o ci sia anche un riferimento al logos poetico. Intanto tutta l'orazione è costruita come se fosse un discorso poetico, ne ha le cadenze ritmiche, le figure retoriche, la musicalità. Aristotele ci dice: Gorgia ha usato uno stile troppo poetico, e le testimonianze in proposito sono tante. Lui ci dà la prima esplicita definizione di poesia come discorso metricamente costruito, allude appunto alla natura finzionale dell'arte, e nell'Elena ancora una volta contiene quella prima esplicita bellissima testimonianza di una vera e propria teoria estetica del logos, in cui la poesia riesce a rendere proprie le emozioni altrui. Allora, l'Elena di Gorgia in qualche modo è proprio un perfetto esempio del come se, scritta in prosa ma come se fosse un'opera di poesia. E al centro, non proprio al centro, ma insomma in Elena 5, Gorgia ci dice: bene, addurrò le cause per le quali era eikos, ancora torna il termine, che Elena partisse alla volta di Troia. Questo eikos, che generalmente viene tradotto era inevitabile, in realtà la lettera era verosimile che partisse, ma è una verosimiglianza che quasi si trasforma in una legge di natura, tanto più quanto più mancano prove, evidenze storiche, verità confermabili dall'esperienza o dall'evidenza. È la distinzione che Donald Spence introduce tra verità storica e narrativa. L'impressione è che a Gorgia interessasse la verità narrativa, non quella storica, cioè la verità poetica, la verità dentro la quale ci stanno anche menzogne, finzioni, deviazioni, che però ci dicono qualcosa di molto vero del contesto che abbiamo di fronte. In questo caso le quattro cause sono cause che ci raccontano, potremmo dire, la fragilità dei mortali. Nota a tutti è la fragilità dei mortali di fronte alla potenza degli dèi, o alla violenza fisica di un uomo, o alla seduzione dei logoi, o infine alla seduzione di Eros. Quindi di fronte a questo dato noto a tutti, a partire da questo dato a tutti noto, ancora una volta ecco la verosimiglianza poetica, l'eikos, costruisce una finzione sapiente in cui il mito in realtà è un paradigma che molto ci può rivelare dell'animo umano. E allora, in apertura citavo una poesia, qui un verso brevissimo che mi sembra molto interessante per Elena. Derek Walcott, che ha dedicato il suo Omeros al suo amore per l'epica, quando parla di Elena dice: she and her shadow were the same. Lei e il suo riflesso sono la stessa cosa, insomma. Con questo vi ringrazio. D'accordo con te su tutto. Ringraziamo Roberta questa bellissima relazione. C'è un po' di tempo, penso, no? Abbiamo un po' di tempo
per domande, chi ha domande, curiosità, critiche, tutto quello si avvicina come al solito da quale lato, no, da questo lato qua, in modo da ecco, essere a favore della camera, in modo diciamo come deve restare. Magari dite anche il vostro nome così. Io sono Lorenzo Giovannetti e questa volta in veste di borsista di formazione e ringrazio moltissimo i professori che sono intervenuti oggi e vorrei rassicurare Roberta Aioli sul fatto che le sue ripetizioni alla maniera degli Aedi, diciamo, nelle sue ripetizioni si annida la continuità della verità e quindi siamo tutti felici di ascoltarla più volte possibile. Dunque, io vorrei semplicemente concentrarmi su questo concetto di cosmos che è emerso nella sua relazione e forse connetterlo anche, anzi sicuramente connetterlo a quanto detto poi nella seconda relazione, soprattutto in riferimento a quest'ultimissima distinzione sull'accennata fra verità storica e verità narrativa. Perché mi sembra di poter interpretare questo concetto di cosmos a partire da una distinzione, che è quello fra il dire qualcosa di semplicemente sbagliato e dire qualcosa di solamente non letterale. Cioè c'è differenza tra un concetto di falso per cui si dà una descrizione non corretta della realtà e quella descrizione non corretta della realtà nella quale però si annida qualcosa di vero. Ora, innanzitutto volevo chiedere se questa distinzione può essere mobilitata per interpretare questo concetto di ordine, di cosmos, nel senso che forse l'ordine in questione non è nient'altro che l'ordine che deve essere veicolato dalla menzogna affinché abbia un valore veritativo in senso lato, che sia per esempio l'anticipazione, quindi una sorta di profezia di qualcosa che viene dopo, o semplicemente il fatto che si veicoli un messaggio moralmente rilevante. Ora, su questo io penso che questo sia una possibile chiave di lettura, insomma, interessante, perché poi l'operato dei filosofi successivi ai sofisti sarà proprio quello di semantizzare la questione della verità, o meglio, c'è tutta l'ordine di problemi della verità ontologica, insomma, lo conosciamo, ma c'è anche la questione del rapporto tra realtà e linguaggio, quindi non solo la domanda socratica ti esti X, e quindi qual è evidentemente il significato, innanzitutto il termine generale che prende il posto di quella X, ma anche e soprattutto la questione del riferimento alla realtà. E quindi quando noi diciamo te teto siede o te teto vola, noi diciamo qualcosa di vero o qualcosa di falso in virtù del fatto innanzitutto che quei termini si riferiscono a qualcosa e poi vengono connessi in un certo modo, il riferimento ovviamente al sofista platonico. Quindi mi piace molto tutto questo ordine di problemi, perché diciamo sembra coerente con una certa interpretazione dei filosofi classici, soprattutto Platone, che ponendosi la questione del riferimento dal punto di vista ontologico hanno anche dato una concezione semantica della verità che ci permette di descrivere questa volta la realtà in termini letterali. Concludo riferendomi a citando, insomma, considerando Wittgenstein del Tractatus, il quale ovviamente parla di un cosmos, se vogliamo, cioè di una forma logica e di una forma della raffigurazione, per cui c'è una comunanza strutturale tra pensiero e linguaggio da una parte e realtà dall'altro, che però in questo caso deve essere letterale. Quindi il cosmos in questione in Omero e nei poeti arcaici, epici e così via è un cosmos diverso dalla forma logica, che è ciò che ci permette di connettere realtà e linguaggio secondo una concezione semantica della verità che, per quello che conta, insomma, io sono perfettamente d'accordo con il professor Serra sul fatto che il sofista sia interpretabile in continuità con questa storia degli effetti. Ecco, questa è la domanda, non so se è chiara. No, no, vai, vai, poi. Va bene, allora. Dunque, cerco di essere, diciamo, breve, più breve della relazione, perché ci sarebbero tante cose da dire. Sono, allora, in sostanza d'accordo con le sue osservazioni, nel senso che
Quello che io volevo cercare di far vedere, non so quanto ci sono riuscito, è esattamente come ci sia una progressiva, tra le altre cose, diciamo, come ci sia una progressiva evoluzione che sotto la spinta di una serie di fattori, non ultimo quello che non ho evocato, ma che naturalmente è sempre presente a chi si occupa di questi testi, cioè il graduale passaggio dal predominio dell'oralità alla scrittura, come la nozione di ordine e di messa in ordine si vada trasformando, perché appunto a me pare abbastanza ragionevole, al di là di adesso di qualsiasi considerazione, la posizione di coloro che sostengono che appunto in un certo senso la nozione di verità in una tradizione orale completamente diversa dalla loro, dalla nostra, nel senso che per una tradizione orale come quella che si cristallizza, diciamo, nei poemi omerici, non c'è neanche il senso di una distinzione tra la parola e il fatto. Perché la parola, nella misura in cui è parola poetica, è evocatrice di un fatto e il fatto vive in ragione della rievocazione realizzata dal poeta. E anche l'attività della memoria, che generalmente caratterizza l'attività poetica, non è la memoria come la possiamo intendere noi, magari sbagliando lo stesso, perché non è che abbiamo un magazzino dal quale recuperare, ma la memoria, proprio anche guardando le formule che interagiscono nell'epos omerico, è una ripresentazione, sempre, non è un andare a pescare in una qualche dimensione in cui gli accadimenti o il loro resoconto giace. In questo senso, progressivamente, mi pare, in questo senso il testo di Gorgia, tra gli altri motivi, ha una sua valenza proprio per questa ragione, perché ci porta alle soglie, diciamo così, della tradizione filosofica, perché trasforma almeno in parte. Io sono d'accordo, diciamo, per un 90% con le cose che dice Roberta, nel senso che c'è questo gioco continuo con la tradizione poetica, ma nel senso di un'appropriazione rispetto alla quale Gorgia mette qualche cosa di diverso. Questo qualche cosa di diverso è appunto ciò che prelude, diciamo così, poi le categorie possono essere mobili, al discorso della filosofia, se Gorgia non si vuole considerare ancora, ancora un filosofo. In realtà, c'è qui la dottoressa Iulio che ha scritto una bellissima tesi su questo aspetto del pensiero gorgiano, la riflessione sul rapporto linguaggio-realtà fa da sfondo a tutta una serie di aspetti che emergono più o meno esplicitamente nel testo gorgiano, e dunque in qualche modo si innesta proprio su questo tipo di considerazioni il discorso relativo all'ordine. Quello che secondo me c'è, e un'ultima cosa che vorrei dire rispetto al discorso che c'è nel sofista e poi in Wittgenstein, è che è vero che appunto in qualche modo Gorgia ci porta sulla soglia del discorso filosofico, e il discorso filosofico poi mette a tema quello che generalmente viene definito problematicamente l'isomorfismo tra pensiero, linguaggio e realtà. E tuttavia io credo che, diciamo, lascio stare un attimo Platone, perché qua, diciamo, ci sono troppi platonisti, diciamo, sì, potrei, diciamo, ma certamente Wittgenstein in qualche modo si rende poi conto che per questa strada perdiamo qualche cosa. Il secondo cosiddetto Wittgenstein è, diciamo, con grosse semplificazioni, il Wittgenstein, diciamo, della pragmatica, ma insomma è il Wittgenstein che riprende, a mio giudizio, il cosmos nell'accezione gorgiana, cioè riprende, diciamo, un'accezione di linguaggio che non può prescindere, anche nel suo riferirsi alla realtà, dalla dimensione dell'efficacia, dalla dimensione in cui il linguaggio è sempre un'approssimazione che in quanto tale si presta, naturalmente, come dice appunto Silvana Borutti, a verificare, sperimentare i suoi limiti, ma che proprio da questo trae la sua efficacia. Il discorso, diciamo, che fosse isomorfico alla realtà è un discorso per certi versi inefficace, lascia parlare la realtà e ci consegna ad una totale passività. Volevo solo aggiungere, a proposito appunto del termine cosmos, è vero comunque, Mauro ha ragione, il recupero nell'incipit di Elena sicuramente è un recupero che denuncia una continuità ma anche una discontinuità. E il cosmos degli Aedi all'interno della tradizione orale
è un ordine di sequenze narrative. Mi piace sempre ricordare l'uso, per esempio, che se ne fa a proposito della disposizione delle parti in cui viene macellata una bestia sacrificale. Le parti hanno un uso, sono destinate chi agli dèi, chi al consumo degli uomini, ed è un uso sacro, inalterabile. Così la Edo deve rispettare l'ordine catalogico, tu parlavi prima di catalogo, è un ordine che non corrisponde esattamente allo stato delle cose che si narra, perché la metafora topologica di Andrew Ford secondo me è molto efficace. Il canto è una via, le vie dei canti, il canto è una via, e la Edo sceglie ogni volta di muoversi in una via, in una traiettoria all'interno della quale seleziona alcuni dettagli a discapito di altri. La narrazione può avere continue variazioni pur partendo da un corpo narrativo centrale, e questo garantisce appunto una verità che è una verità che si costruisce ogni volta, che ha certamente una tradizione di base, ma che ammette variazioni continue, infinite, inimmaginabili. E che ci sia poi una discontinuità ovviamente rispetto a questa idea, pensavo quando stavi formulando la tua domanda al cosmos apatelos di Parmenide, qui addirittura il cosmos, certamente Parmenide ha in mente questo mondo epico, ma diventa ingannevole e introduce in realtà qualcosa di eikos, altro termine che ricorre, per indicare il logos fisico della seconda parte del frammento 8, insomma. Quindi c'è sicuramente una discontinuità che Gorgia, Parmenide in modo più chiaro introducono. Grazie, intanto provo un po' a mettere in ordine come dire, queste mie riflessioni, spero di farcela. Sì, volevo dire qualcosa su, ancora una volta, il come se legato all'idea del catacosmon, perché mi sembra che si possa aggiungere forse un aspetto. Cioè mi sembra che questa sorta di poetica preplatonica, no, per usare l'espressione di Lanata, facesse sì che il canto, cioè ponesse il canto in questa soglia tra il vero e il falso, perché a rigore il canto è al di qua dell'esigenza di sapere. Cioè il fatto che Demodoco riceva provvisoriamente il dono del canto, il fatto che senza quel dono provvisorio, no, secondo il verso celebre, 10 lingue, 10 bocche o voci invincibili non riuscirebbero né a narrare né a nominare, no? Che è quello che deve fare l'Edo. E il topos dell'Edo cieco, che quindi non vede, se non vede non sa, come dire, pongano il canto e la poesia in questa poetica preplatonica al di qua della stessa esigenza di sapere, cioè non è, come dire, un canto che informa, ma che deve dare forma. Cioè come se appunto il dettato della musa non diventasse nella poesia informazione ma forma, e questo mi sembra appunto confermato dal fatto che il poeta deve cantare catacosmon, ma c'è un'altra espressione che ricorre molto spesso nei testi, che deve dare morfè e peone, no? Quindi appunto questa forma alle parole. E questo mi faceva venire in mente anche il fatto che catacosmon è stato interpretato, e penso ad esempio a un testo di Ebla, se non sbaglio, su Archiv für Begriffsgeschichte, sì come ordine, però come ordine lui fa un'analisi comparata etimologicamente, come un ordine che non viene prima del linguaggio, cioè non è il linguaggio le parole che si applicano poi a una struttura ordinata, ma come dire in se stessa, in varie culture, in varie lingue, l'ordine ha già in sé questo senso del parlare, del linguaggio. Lui parla proprio di Preisen, no? Di Feierlich Sagen, quindi questo parlare celebrativo che è appunto come la poetica antica. Quindi mi chiedevo se in realtà, ecco, questo livello, questa soglia appunto tra vero e falso, non sia dovuta al fatto che è quasi anche un po' banale, no? Cioè il contenuto veritativo della poesia è assolutamente al di qua di una volontà informativa, ma è questo dar forma, quindi questo cosmos, che poi torna anche in Platone, per cui poesia e cosmopoiesi anche in questa direzione. Non so se sono stata chiara, grazie. Ma io fondamentalmente forse sono d'accordo, cioè direi che sì, è il dare forma, io lo dicevo un po' all'inizio parlando appunto del canto delle muse, che è un canto... che è un canto performativo, che crea, certo, non è un logos informativo,
non è un logos a cui interessi la realtà storica dei fatti. Sì, su questo sono assolutamente d'accordo. E per di più, sì, la forma, quella morfè del passo che citava anche Mauro, è una morfè non cosmetica. Perché cosmos è anche questa accezione, no? Una bellezza aggiuntiva, è una bellezza che agghinda, non ha niente di cosmetico, è qualcosa che traduce la verità del dire in forma non informativa. Sì, scusate il gioco di parole, però non so. Sì, allora io aggiungerei soltanto questa piccola cosa che diciamo forse è più vicina alla mia prospettiva. Sarei d'accordo per una parte con quello che lei dice, però appunto io questa dimensione della verità, benché si configuri in maniera diversa da come la intendiamo appunto noi da un certo momento in poi, non credo la possiamo trascurare completamente, né su base interna alla cultura greca, il ruolo che è generalmente attribuito anche dalla tradizione successiva ai poemi omerici in qualche modo non esula da una considerazione della loro dimensione veritativa, né su base comparativa. Perché su base comparativa indagini a cominciare da quei di Perry, quelle proseguite appunto da questo antropologo classicista qui che citavo, ma anche da tanti altri, dimostrano come all'interno di culture orali la verità si dia esattamente in una forma, ma si dia appunto in una forma che trova una qualche corrispondenza all'interno dei poemi omerici. E si dia come una concezione che noi abbiamo difficoltà a concepire, perché è al tempo stesso legata alla dimensione fattuale senza avere quella caratteristica che noi a un certo punto poi attribuiamo alla verità storica, intesa in senso stretto come descrizione dei fatti. È una verità in qualche modo che abbiamo difficoltà a concepire per questo motivo, dove il discorso della forma rimane fondamentale, ma esattamente perché questo, in questa singolare aderenza ad una realtà che non esiste senza il canto, è il compito del poeta. Questo è esattamente il compito del poeta. Io su questo, di questo sono assolutamente convinto, perché penso, per esempio, una cosa sempre sostenuto, che il senso, uno dei sensi possibili naturalmente, dell'episodio delle sirene sia esattamente questo. L'episodio delle sirene, che sono le antimuse, mostra esattamente questo, che la dimensione della verità che in questa cultura è garantita dalla divinità non è accessibile all'uomo se non attraverso una mediazione. Quella mediazione gliela fornisce il poeta, perché quando questa mediazione viene meno, la verità è distruttiva. L'uomo muore di eccesso di verità in questa cultura, ma nel momento in cui ha bisogno di passare attraverso quella mediazione diventa anche la mediazione della forma, di quel katakosmon, che però non può, secondo me, prescindere completamente dalla dimensione veritativa. Sento, io ti sento. Allora, io volevo intervenire su una cosa che avete detto tutti e due. Mauro parlava di regime figurale indiretto che sostituisce alla mancanza dell'oggetto in presenza. E Roberta invece parlava, a proposito della finzione, perché anche questa cosa qui come detta a proposito della finzione, cioè la finzione come regime figurale. E tu a proposito della finzione hai detto una cosa molto importante secondo me, e cioè che è un terzo ordine, al di là del vero e del falso. E io sono interessatissima a questa cosa, sto proprio cercando di capire questo fatto che la poesia occupa questo terzo spazio, che non è il vero né il falso, è al di là del vero e del falso. Intermedio tra il vero, non saprei collocarla, non ha una sua collocazione precisa, e mi interessava questa riflessione proprio in collegamento con quello che diceva Mauro, perché questo ha a che vedere con la conoscenza, cioè la finzione è il regime della conoscenza, cioè non possiamo conoscere se
Non saprei. No, nel senso che, anzi, ti ringrazio perché hai dato ordine a tanti aspetti su cui io sono completamente d'accordo con te, cioè questo terzo ordine veritativo non risponde o non sempre al principio di non contraddizione, si colloca. Sesto empirico, tra l'altro, lo fa riferire alla poesia mimica o a qualcosa che ha a che fare soprattutto con il mimo, questo dire che non è né vero né falso, ma che si colloca in un nuovo dominio della narrazione. A me veniva in mente quando citavo appunto Donald Spence e i due ordini di verità, no? Quella narrativa e quella storica, ne parlava anche Oliver Sacks in un libro che ho letto recentemente, Il fiume della coscienza, quando appunto diceva che è un episodio che devi un po', però mi sembrava interessante perché forse è capitato a molti di noi, quando in realtà tu ti riappropri di ricordi, ad esempio, o di sogni che non sono i tuoi, ma sei assolutamente convinto che quei sogni ti appartengano o quel ricordo sia il tuo. Non è importante, lui dice, che in realtà tu stia in qualche modo fingendo, quel sogno è tuo, cioè è diventata la tua verità. E nel potere della poesia, secondo me dall'epica in poi, si può individuare proprio una cifra di verità in questa dimensione dell'universalizzabile e anche del riconoscimento. Ecco perché sono partita da quel testo di Magrelli, dove c'è il nascondimento e il riconoscimento. La poesia permette di riconoscere in qualcosa che è assolutamente altro da noi, qualcosa che in realtà ci appartiene nel profondo. Ecco perché Elena può incantare. Ecco perché può essere anche così pericolosa e al tempo stesso così salvifica, quasi un balsamo. Lei sola maneggia questi farmaca che, lo dice bene anche Plutarco, sono il simbolo dei suoi logoi, delle sue parole, dei suoi racconti. E mi sembra appunto che alcune espressioni, os ei, eikos, homoios, alcuni slittamenti metaforici, soprattutto in queste costruzioni poetiche potentissime di Omero, vadano in questa direzione. So che forse in questa maniera si forza un po' una lettura applicando anche categorie forse dell'estetica più recente, però credo che la riflessione sul finzionale possa legittimarsi in questo senso, quindi sono d'accordo con te, è ancora una miniera che si può scavare. Sì, io aggiungerei soltanto, sono anch'io sostanzialmente d'accordo. Diciamo che a me pare che l'aspetto più rilevante ci sia in quel testo di Gorgia, e il suggerimento che io ricavavo appunto da quello di Silvana Borutti è in qualche modo di ricondurre questa prestazione del finzionale alla dimensione proprio del linguistico, di cui in qualche modo la poesia può essere una variante, se vogliamo, un'amplificazione o comunque una variante in qualche forma, ma è proprio specificamente della dimensione linguistica, e in questo senso a me sembra che vada appunto lo sforzo di Gorgia di ricomporre, come dire, due rami diversi di una tradizione, una più prettamente poetica e una più prettamente, diciamo, filosofica, caratterizzarsi nei termini di questa acquisizione indiretta, che quindi come tale chiama sempre in causa un dare forma, e che, se vogliamo, adesso, diciamo, mi azzardo naturalmente appunto a dirla in termini molto schematici, è diciamo quello che Gianni chiamava il sogno di Platone, cioè un linguaggio che faccia meno di questo regime figurale, cioè che possa appunto con un farmaco che appunto di cui siamo ancora in cerca, possa discriminare, diciamo, il vero e il falso, e quindi non essere vittima, se vogliamo, di questa limitazione, che naturalmente può essere letta in tanti modi. A me veniva in mente, mentre succede queste cose, un passo che solitamente viene rievocato, il famoso passo del testo di Nietzsche dove si dice il linguaggio, che cos'è la verità, che cos'è un mobile esercito di metafore. Però, diciamo, quello che non si sottolinea spesso per leggere quel passo è che lì Nietzsche, prima di arrivare all'accezione più propriamente, diciamo, retorica delle figure come la metafora, parla del linguaggio come un metafere, ininteso come una serie di slittamenti progressivi che partono, lui dice, dalla sensazione fisiologica per arrivare alla rappresentazione, e in questa serie di passaggi cosa resta della realtà? Nulla, solo quello che noi, a cui noi abbiamo dato forma. La realtà
che è all'origine di questo processo non c'è più, perché è qualche cosa di cui si avverte in lontananza l'eco dopo che sono avvenute tutte queste trasformazioni. È a qualcosa del genere che secondo me, ma forse forzando non meno di quanto diceva Roberta, pensava Gorgia, e che diciamo io ho cercato di recuperare col termine e la spiegazione che comunque è di Silvana Borutti, questa importante antropologa italiana, filosofa e antropologa. Sono dottorando all'Università di Genova. Vorrei fare semplicemente due brevi domande. La prima sul rapporto tra ascolto e typos, che emerge anche, se non sbaglio, appunto da una citazione che è nel primo handout, quindi da Gorgia. Una questione che mi interessa molto perché ha una forte rilevanza anche pedagogica in Platone, e specialmente che compare anche tra l'altro nell'immagine dell'Ecmageion nel Teeteto, importante per la cora, per tante cose. Quindi qual è la relazione tra queste due cose? E poi se si può approfondire, per piacere, sempre rispetto alla questione del catacosmon, che ruolo ha il catacosmon in una cultura dove la ripetizione gioca un ruolo fondamentale e dove appunto è l'oralità a giocare un ruolo fondamentale, e non ancora appunto la dimensione della scrittura. Grazie. Allora, dunque, parto dalla seconda domanda, che diciamo estremamente interessante perché naturalmente rimanda a, come dire, alle specificità di una cultura che molto spesso, nonostante la ricchezza degli studi che ci sono, abbiamo difficoltà ancora a ad apprezzare e accogliere, diciamo, in tutti i suoi aspetti. Allora, questa dimensione secondo me si può articolare in vari modi. Sicuramente, come ho cercato anche di dire, seppure molto rapidamente, l'ordine a cui pensa la tradizione orale non è, o meglio, non è soltanto, ma comunque certamente non è del tutto sovrapponibile all'ordine inteso come sequenza degli avvenimenti, come potremmo pensarli noi, ed è un ordine che in qualche modo sempre, anche quando lo fa polemicamente, si rapporta a una tradizione alla quale si appartiene. In questo senso citavo appunto questo studio bellissimo e illuminante, secondo me, di David Elmer, dedicato alla tradizione bosniaca, perché il termine Kita, che corrisponde esattamente proprio in tutte le sue accezioni semantiche al termine cosmos, anche nella misura in cui può essere un artefatto che dà bellezza, che funge come ornamento, indica in maniera variabile all'interno di questa tradizione o la sequenza che in qualche misura si approssima alla sequenza dei fatti, o qualche cosa che invece risulta congruente alla tradizione a cui si appartiene. Detto questo, la tradizione greca, in una maniera che noi non sempre riusciamo ad apprezzare pienamente, sperimenta però in maniera molto forte il senso che io ho chiamato dell'agonismo, della contrapposizione tra varianti di una stessa storia. C'era un passo che non ho avuto tempo di leggere, ma naturalmente è famosissimo, il passo della prima olimpica pindarica, no? nel quale in qualche modo la variante mitologica a cui si prepara l'ascoltatore viene appunto indicata con una serie di termini che rimandano alla dimensione dell'inganno, dell'articolazione artistica, il verbo daidallo, eccetera, eccetera. Ora, naturalmente, dico, questa cosa si può leggere in vari modi, ne dico uno soltanto tra quelli possibili, c'è per esempio, e che in qualche modo viene richiamato da alcuni interpreti anche in relazione al frammento stesicoreo, Gregor Nagy, che ha diretto per tanti anni Center for Hellenic Studies ad Harvard, ha costruito tutta un'interpretazione della poesia antica greca sulla contrapposizione, diciamo così, adesso lo dico in maniera molto semplificata, tra versione panellenica e versioni locali o epicoriche dei miti. Allora, uno dei modi in cui si determina questa relazione di rapporto antagonismo è esattamente, forse, ricostruibile in questi termini.
secondo alcuni studiosi, il verso stesicoreo va interpretato esattamente in questa maniera. Non è vera la versione panellenica, la versione che ci racconta dell'andata. Ma perché questo? Perché naturalmente, come sappiamo quantomeno dagli studi di Bruno Gentili, no? Diciamo, la performance del poeta è strettamente condizionata dal luogo in cui avviene, e in luoghi in cui Elena addirittura compare come dea a cui è tributato un culto, può risultare, diciamo, piuttosto problematico attribuirle la colpa che la tradizione panellenica le riconosce. E dunque ecco la variante epicorica che valorizza una storia diversa e che sarebbe, secondo alcuni studiosi, quello che nella sua sinteticità il verso stesicoreo segnala. Non è vera la versione panellenica, ma è vera una versione che risulta congruente con la tradizione locale. Naturalmente non è questa l'unica interpretazione, però a mio avviso questa è un'interpretazione molto, molto forte, questa di Neghi, che lui ha sviluppato in tanti studi e che spiega bene molte cose che noi ritroviamo all'interno di questa tradizione e che ne costituisce uno dei assetti fondamentali. Io naturalmente non ho avuto, fortunatamente, che già ho parlato troppo, modo di parlare, lo farà poi domani la professoressa Napolitano Valditara, dell'Elena di Euripide, ma l'Elena di Euripide, che è costruita naturalmente sullo schema gorgiano, e Gorgia, che insomma la storia delle date, non sto qui a ripeterla, è un testo che emblematicamente mette in scena questa dimensione agonistica, ma anche di auto, come dire, riferimento alla propria abilità artistica. Un testo, diciamo, che può essere letto per eccellenza all'interno di questo, di quest'ottica. Riguardo invece la questione dell'ascolto e del tupos, la questione naturalmente è estremamente ampia per poter essere affrontata. Nel testo di Gorgia, e naturalmente qui non c'è neanche bisogno di dirlo perché ancora una volta richiamerò gli studi di Gianni Casertano, che l'ha mostrato in maniera secondo me assolutamente chiara, Platone è debitore di tutta una serie di immagini ai sofisti e in particolare a Gorgia, e l'immagine che c'è nell'encomio rifunzionalizzata da Platone è esattamente quella che ci mostra un'anima in qualche modo incapace di resistere alla seduzione dell'immagine o del discorso, perché non può naturalmente che risultare, che rimanere impressa, o potremmo dire impressionata, volendo fare un gioco di parole, da ciò che le viene fornito. Ora naturalmente questo per Platone rappresenta evidentemente un problema, e si potrebbe dire lo rappresenta ancora oggi per noi. Io sostengo naturalmente l'immagine che Gorgia offre nell'encomio è un'immagine falsamente ingenua, cioè l'immagine del logos che plasma in questa maniera l'anima dell'ascoltatore è un'immagine falsamente ingenua che a mio avviso tratta in inganno molti commentatori, perché diciamo ci fa vedere soltanto una faccia della medaglia. Anche in Gorgia c'è il farmacon, ma il farmacon non è nient'altro che acquisire un'abilità nell'uso del logos analoga a quella del nostro interlocutore, in maniera di potersi quantomeno fronteggiare ad armi pari. Dico un'ultima cosa che non ho, c'era in una delle citazioni che ho visto, che non ho avuto modo di citare, e anche quello parte del gioco di riappropriazione della tradizione poetica. Quando Gorgia introduce il riferimento alla verità, lo fa ancora una volta ricorrendo alle categorie della lode e del biasimo. Si tratta di mostrare che chi ha biasimato Elena si sbaglia, Elena merita la lode, e la cosa singolare che compare in quel paragrafo 2 è che in uno stesso sintagma, cioè in una stessa sequenza, in una stessa frase, scusate, la questione dell'elogio e del biasimo viene congiunta e riformulata nei termini della verità e della falsità. Dalla tradizione poetica ci stiamo approssimando a quella filosofica di cui parlava prima Lorenzo. Ah, grazie. Su typos e ascolto, perché effettivamente il verbo ricorre anche nell'argomento che Gorgia dedica al logos, quindi non è solo rispetto all'immagine che l'anima viene incisa e modellata, ma anche rispetto all'ascolto. È vero che questo termine ricchissimo e suggestivo del mondo delle arti indica la pressione di un sigillo, di un marchio, che rende quell'esperienza riconoscibile, perché ha lasciato un segno che è in parte indelebile e sul quale effettivamente ci si interroga quanto è attiva o totalmente passiva l'anima che riceve il sigillo, cioè l'esperienza dell'ascolto.
in questa forma è possibile solo in virtù di una totale passività dell'anima che si lascia incidere, modellare e non è più esattamente identica al momento prima, o c'è anche una sorta di seppur debole resistenza? Quindi il sigillo è frutto sì di un'esperienza molto forte che incide un segno nell'anima, ma che presuppone anche un movimento contrario, una debole resistenza da parte del soggetto. E quindi anche su questo effettivamente è una riflessione che andrebbe articolata nel tempo. Allora, io in realtà faccio una domanda da guastatore in un certo senso, perché voglio cercare di scavare in quel 10% di disaccordo che Mauro diceva ci potrebbe essere fra voi due, nel senso che mi è parso dalle vostre bellissime relazioni sulla poesia, sul valore del riferimento a una verità nella poesia, che ci fossero appunto degli elementi di discordanza. E Mauro ci ha parlato anche nel corso di questo dibattito di una ripresentazione della memoria come ripresentazione, e poi al culmine del processo evolutivo che ci ha descritto ci ha parlato della finzione come dire, uno strumento attraverso cui rappresentare nuovamente rappresentare l'irrappresentabile, e Roberta ci parla invece di diversi gradi di falso, di menzogne, di diversi gradi di verità. E a proposito della poesia, ci ha detto che la poesia ci porta al cospetto di una verità potenziata, e ci ha parlato anche di una verità intesa come non errore, non erranza, non devianza. E mi sembra che siano due prospettive non del tutto compatibili. Poi, per esempio, un'altra cosa interessante, la diversa resa del verbo ischein, no? Forgiare in Mauro e rendere simile. Mi pare che questi elementi di leggera discordanza, per il modo di presentare questa fase della nostra cultura arcaica, e poi in un certo senso convergano verso il fatto che, diciamo, Mauro si è concentrato maggiormente sull'eidolon e Roberta sull'eikos. E vi volevo chiedere se questi due termini possono effettivamente configurarsi come, alla luce anche di quello che dicevo prima, come le categorie all'interno delle quali avete situato la vostra ricostruzione della poesia. No. Allora, comincio con una, diciamo così, con una battuta, nel senso rispondo scherzosamente a Franco. Quando ripensavo appunto alle cose che ha detto Roberta o alle cose che ha scritto Roberta, e ovviamente prima della reazione mi sono andato a riguardare per costruire anche la mia, pensavo che uno dei modi, se volete, diciamo un po' banale di spiegare la differenza, è che oltre che essere, diciamo, una raffinata studiosa, sì, Roberta è anche una poetessa, mentre io certo non mi arrogo il titolo di filosofo, ma mi occupo di filosofia, e quindi, diciamo, questo in qualche modo spiega la differenza di prospettive, che adesso rispondo un po' più seriamente, che allora in parte è certamente dovuto a questa differenza di prospettiva, nel senso che Eikos compariva solo alla fine della mia relazione, una parte a cui non ho potuto dedicare più di tanto spazio, come in qualche modo una evoluzione, se così vogliamo dire, naturalmente una evoluzione che non è né nei termini né in qualche modo, come dire, strettamente ricavabile dal fatto che, per esempio, appunto il termine eidolo non compare mai nell'encomio di Elena di Gorgia. Però, diciamo, a me sembrava che quella ricostruzione che proponevo a un certo punto permettesse di delineare un'evoluzione di questo genere, che naturalmente quindi si concentra di più sul fatto che quello che si presenta originariamente come un doppio della realtà, a un certo punto, pur mantenendo per certi versi queste caratteristiche,
subisca una riformulazione nei sensi di un'articolazione rispetto al rigore logico, rispetto alla necessità di chiamare in causa elementi differenti che certamente nella tradizione precedente non potevano esserci. In questo senso, a me sembra che se, come dire, quello che sostengo ha una qualche plausibilità, lo sforzo di Gorgia vada nel tentativo di trovare il punto di intersezione tra, diciamo in termini moderni, una teoria estetica, la capacità della poesia di farci provare emozioni altrui come se fossero le nostre, quello a cui alludeva Roberta prima, e la sua dimensione logica. Perché, diciamo, io credo che in quel testo, però naturalmente può essere oggetto di discussione, ci sia una forte unità, cioè un forte tentativo di ritrovare, come dire, un elemento di unità nelle operazioni del Logos. E allora in questo senso Gorgia cerca il punto di intersezione. Quello che è lo specifico della tradizione poetica non è che scompare, ma viene, né viene riassorbito completamente, ma in qualche modo viene fatto interagire con una dimensione ulteriore. Questa, diciamo, è la mia personale impressione e la prospettiva a partire dalla quale ho ricostruito questa storia, perché, mi azzardo a dirlo naturalmente, poi tu e Lidia mi bacchettate se mi sbaglio, a me sembra che questa doppia dimensione sia altrettanto presente in Platone, diciamo sia a vari livelli presente anche in Platone, cioè ancora in Platone, dove pure, diciamo, in alcuni dialoghi, in particolare Sofista, naturalmente questa dimensione diciamo così strettamente logica tende a prevalere, in realtà ci sia tutta una serie di elementi che rimandano, no, a quest'altra dimensione che è quella più strettamente poetica. Quindi, diciamo, io ho cercato di ricostruirla a partire l'ho detto all'inizio, da questo punto terminale. Roberta, che risponderà adesso naturalmente in prima persona, si è forse più concentrata, diciamo, sulla fase invece che sulla risalita, sulla discesa, diciamo, i due momenti della dialettica platonica li abbiamo, diciamo così, invertiti nell'ordine. Ci sono delle, sicuramente ci sono delle discrepanze sulle quali devo anche ragionare. Certo che eidolon ed eikos sono due termini che rimandano ad una semantica e ad un sistema di riferimento diverso. Eidolon, soprattutto in Omero, richiama comunque al tema del doppio, e il doppio è fantasmatico anche nel senso proprio di ingannevole. Il sogno può essere doppio perché ci inganna, può essere anche un doppio che porta un contenuto di verità, qualcosa che, se letto in maniera attenta, conduce al vero. E nel caso di eikos mi sembra che sia un termine molto interessante non solo nell'accezione in cui ricorre normalmente, cioè verosimile o simile a, ma io ho cercato di concentrarmi su quelle occorrenze legate al dire poetico, all'insistenza sul dire poetico. Anche il tema della verità chiaramente ha riferimenti diversi, ci sono dei passi nei poemi in cui il vero è proprio raccontare qualcosa di verificabile e non ha niente a che fare con il vero della poesia. Achille che chiede a Fenice come stanno arrivando i cavalli, con quale ordine nella corsa, e si tratta di un vero condivisibile, condiviso, verificabile, che corrisponde a un dato oggettivo della realtà. Altra cosa è quando si tratta di definire la narrazione del poeta, e lì ne parlavamo anche con Mario Regali, mi pare che comunque sia inequivocabile che la forma esplicita "dico il vero" non ci sia mai negli aedi, nei poeti. Certo, c'è un richiamo alla verità, c'è un richiamo alla parola e alla narrazione illuminata dalle muse, ma un'esplicita ammissione di dire il vero, come lo potrebbe fare appunto chi racconta l'ordine di arrivo dei cavalli in una gara, non c'è. Semmai ci sono quelle formule di recusatio che si ricordavano prima: neanche se avessi mille bocche lingue riuscirei a dire esattamente parola vera, quella ce l'hanno le muse, il mio è Cleos, è qualcosa che parla perché l'ho ascoltato. Certamente la voce del poeta è profondamente vicina alla voce delle muse, quindi nell'ambito della poesia ci restituisce la prossimità massima, ma in realtà ci restituisce anche qualcosa d'altro. Ecco, la mia attenzione su Leikos era
legata a questo tentativo di pensare l'EICOS come un ponte di collegamento tra due diversi ordini di realtà, un finito e un infinito, un familiare e un estraneo, un riconoscibile e un irriconoscibile, e in questo nesso di collegamento ciò che conosciamo, o meglio, ciò che non conosciamo, ci dice qualcosa di più e di diverso di ciò che già prima c'era noto. L'esempio appunto dell'abbraccio, l'esperienza di Odisseo naufrago. In realtà l'esperienza di quell'incontro dice a Penelope molto di più di quello che ha vissuto il marito lontano. E quindi in realtà c'è una verità potenziata in questo senso, di cui tra l'altro diventa partecipe anche l'ascoltatore, il pubblico, perché entra dentro quel gioco e ne trae godimento. Ecco perché, scusa l'ultima cosa, sulla traduzione forgiare Iskane ho delle perplessità, perché è il Plassein, è l'opera artistica in un'altra accezione. Qui è proprio però è intraducibile per me, non saprei come renderlo, se non appunto come rendere simile a, incontrando quindi il soggetto che parla e il soggetto che sta ascoltando, perché si presuppone anche la disponibilità dell'ascolto, in grado quindi di raccogliere uno stimolo che il parlante ha lasciato. Sì, aggiungo soltanto, volevo aggiungere una piccola cosa, adesso ne aggiungo due. La prima, diciamo, la traduzione era naturalmente, diciamo, provocato, nel senso era una forzatura, chiaramente. La traduzione di Ische, diciamo, non è attestata in questa forma, non è attestata, ma penso non sarà mai attestata. Era una forzatura deliberata proprio per accentuare, perché lì c'è il problema che o scompare completamente, perché in fondo sembrano dire la stessa cosa, l'imperativo e poi la qualificazione ulteriore, oppure si ha la difficoltà di, diciamo, di trovare. E allora io ho deciso di forzarla, ma ripeto, diciamo, in maniera che mi rendo conto è assolutamente discutibile. Invece no, la piccolissima aggiunta che sempre, come dire, raccoglieva la sollecitazione di Franco, è che in fondo, ma naturalmente non bisogna di dirlo né a Franco né, insomma, è una cosa molto nota, l'esito almeno in parte di questa tradizione, diciamo così, di questa storia che in parte ho cercato di costruire, è proprio nel sofista platonico, quando lui cerca, diciamo, di mettere dal lato dell'eidolon e del fantasma una certa cosa e dal lato dell'eikon, che è la radice che si connette ai cos, qualche altra cosa. Cosa poi, diciamo, riesca a fare, appunto, non mi azzarderò a dirlo per non essere bacchettato, però, diciamo, mi sembra, appunto, era uno dei motivi per cui ho deciso di partire a quel passo, perché a me pare che tutto quello sia straordinariamente platonico, per carità, ma anche l'esito, in qualche modo il precipitato di una tradizione intera di cui noi poi conosciamo una parte minima, tutto sommato. Volevo innanzitutto ringraziare per le vostre interessantissime relazioni. Poi volevo fare una breve osservazione, una domanda un po', diciamo così, che ci porta un po' fuori, forse, non lo so. Volevo condividere con voi questa sensazione che io ho, e cioè che il tema dell'eidolon, del fantasma, del verosimile, delle cose, eccetera, permeano molto fortemente la cultura greca, sia per evidenziare i limiti cognitivi dell'uomo, sia per rimandare alla dimensione appunto del fittizio, ma richiamano anche, come dire, anche fortemente l'esperienza interiore degli uomini e delle donne. Per esempio, pensiamo al desiderio che crea l'immagine, no? Come accade a Menelao, che nel verso che tu hai citato dall'Agamennone di Eschilo, no? Menelao che si aggira nella casa lasciata, abbandonata da Elena e percepisce la presenza come un fantasma di questa donna. Pensiamo alla parvenza, al ritorno di Patroclo, l'amico morto, l'immagine che si presenta nel sogno ad Achille, ma insomma ci potrebbero fare moltissimi, moltissimi esempi. Quindi questa dimensione, la mia sensazione è che tutte
queste cose, diciamo, intrecciate tra loro, che riguardano il linguaggio nella sua capacità di manipolare la realtà e la mente, che riguardano il desiderio, che riguardano la nostra capacità conoscitiva, che riguardano la creazione di questa dimensione fittizia dell'esistenza, che tutto questo abbia innanzitutto un effetto, quello di attribuire, cioè quello di far sì che ci sia una dimensione ulteriore del nostro stare nel mondo. Cioè, questo è l'effetto più grande, secondo me, che viene da questi testi. A me fa ricordare la battuta di Amleto in Shakespeare, quando lui dice: Orazio, ci sono più cose nel mondo di quanto la nostra filosofia sogni. Quindi, con un'iperbole, no, già la filosofia è un sogno, poi insomma, ci sono ancora più cose di quello che il sogno riesce a immaginare. Quindi io spero che nel seminario in questi giorni di seminario esca fuori proprio questo, cioè questo tentativo di ampliare, dove io la domanda che mi farei, cogliendo quello che diceva Lidia, è: ma che cos'è che tiene insieme tutte queste dimensioni, la dimensione linguistica, la dimensione del fittizio, la dimensione del desiderio? C'è qualcosa che le tiene insieme? Oppure no? Che cos'è che le connette? Non lo so, è una domanda, non ho una risposta naturalmente. Invece la piccola domanda che volevo fare, se non è troppo, diciamo, fuorviante rispetto a quanto è stato detto, è questa: la dimensione del simile, del doppio, come è presente nell'idea del riflesso, dello specchio? Sto pensando al mito di Narciso, che so essere un mito tardo, che quindi addirittura da alcuni definito non greco, ma secondo voi ha un legame con quanto è stato affrontato oggi, oppure no? Sta da un'altra parte. Scusa. Allora, vado io. Diciamo, la prima parte sono sostanzialmente d'accordo con quello che dice Fiorinda. La ricchezza che si articola intorno a questo lessico è secondo me straordinaria, cioè all'interno della cultura greca la percorre, diciamo così, in tutti i suoi aspetti, e una delle cifre costitutive è esattamente questo continuo rimando ad una ulteriorità che si declina in modi diversi, naturalmente a seconda dei casi, ma comunque sempre riconoscibile come tale. Onestamente non saprei se c'è una dimensione che che sia in grado di tenere insieme tutto questo, ci dovrei pensare, ma molto a lungo, quindi diciamo, sì, rimando. Al momento non saprei dire, diciamo, uno dei poli possibili, quello su cui naturalmente ho deciso di concentrarmi, è quello del nesso linguaggio-visione, sicuramente, però non sono sicuro che sia l'unico, né che riesca a tenere insieme tutte le cose. Mito di Narciso. La mia impressione è che, pur essendo un mito tardo, qualche cosa c'entri, perché la metafora dello specchio non è diciamo, è una cosa che ha una collocazione anche molto anteriore. In una maniera che secondo me potrebbe avere a che vedere con le considerazioni relative a quest'area semantica. Ci sono una serie di altre testimonianze che tra l'altro appunto non ho preso in considerazione, ma per esempio naturalmente, e questo Andrea Tagliapietra lo ricostruisce bene in un suo libro, appunto la metafora dello specchio, c'è per esempio la serie delle occorrenze che ritornano anche lì molto frammentariamente nei presocratici, e che in qualche modo poi ancora una volta arrivano al Platone del Timeo e via discorrendo.
recentemente, dico quest'ultima cosa, Dimos Spataras, uno dei critici più spesso si è occupati di Gorgia, ha sostenuto abbastanza plausibilmente che per esempio c'è nel modo in cui Gorgia parla della visione e innesta appunto elementi filosofici, soprattutto quando parla delle immagini, delle cose viste, c'è una reminiscenza della teoria democritea degli Eidola, della percezione intesa con il riferimento. E però per quella strada si incontrano negli autori anche in Empedocle, si incontra diciamo un filone che rimanda all'immagine dello specchio, di ciò sia riflettersi nello specchio, e che in qualche modo potrebbe poi trovare una come dire successiva formulazione nel mito di Narciso. Quindi io non lo escluderei che, pur essendo un mito tardo, in qualche modo risenta di questa immagine, che comunque è appunto, come dicevo all'inizio, di lunghissima durata. Questa è la mia impressione, naturalmente. Sì, su Narciso non saprei. No, stavo pensando cos'è che tiene tutto unito. Questa è una bella domanda. Qualcosa che può essere una nostalgia della presenza. La presenza differita, la presenza che non si vede nel desiderio, nel linguaggio, nella poesia, una sorta di nostalgia della presenza, la direi così, ma in realtà poi... Vabbè. Sono d'accordo, nostalgia per segnato, cioè nostalgia per... Vabbè. Che cosa, sì. Qualcosa. Non a caso la premessa. Prego. Guarda, io dico solo questo, poi passo la parola a Mauro. Il poeta, anche per Esiodo, è colui che conosce ciò che è stato e ciò che sarà, e in maniera enigmatica manca il presente. Quindi se penso al poeta dell'Epos, al cantore dell'Epos, penso appunto a un cantore che ha, fra l'altro, il passato di fronte, perché questo alla lettera è, e il futuro dietro, esattamente come le muse, esattamente come gli indovini, però gli indovini hanno anche il controllo del presente. Il presente è un tempo che invece manca nella declinazione che ci propone Esiodo, forse perché il presente va solo vissuto, può essere vissuto qui e ora, in questo istante, non può essere cantato. La profezia del futuro ci sta con quello che abbiamo detto, effettivamente, è un'anticipazione di qualcosa che non è ancora, o attraverso il canto è la possibilità di prevedere un andamento delle cose, una conoscenza del cuore dell'uomo, un riconoscimento anche in virtù del passato. Chiaramente la temporalità è molto presente anche solo nel tema appunto del catacosmo, della memoria. Se pensiamo alle sequenze narrative, le sequenze chiedono un ordine che è anche temporale. Su questo sono rigorosissimi. Odissio dice: bene hai cantato, perché in realtà hai rispettato anche l'ordine delle sequenze narrative, seppure per un breve frammento. E la cucitura dei canti degli Aedi presuppone questo, il rispetto della temporalità. Però sul dire del poeta c'è un punto interrogativo: il presente non torna, non c'è. Sì, aggiungo soltanto una cosa brevissima. Certo, la dimensione della temporalità c'entra esattamente, intanto nel senso in cui diceva Roberta, o come diceva prima, no, la nostalgia della presenza è già, come dire, un rapporto che in qualche modo si confronta con la temporalità come cifra costitutiva dell'umano. Però il riferimento al tempo, alla temporalità, sarebbe naturalmente possibile articolarlo in modi ulteriori che hanno comunque a che vedere con questa tematica. Ne dico soltanto uno così di sfuggita. Ho già citato
prima il bellissimo passo dell'Olimpica di Pindaro, però il passo come prosegue, no? In quel passo a cui alluso non solo c'è questa espressione straordinaria, o a me pare straordinaria, perché diciamo è esattamente quella che ritorna poi nell'Encomio di Elena. Dice Pindaro: la grazia che sa rendere per gli uomini tutto dolce assegnando il valore, non di rado riesce a rendere credibile l'incredibile. E la sequenza è esattamente la stessa che così tanto ha stupito nell'Encomio, ma che c'è già in Pindaro, che però diciamo prosegue poi questa parte di testo dicendo: sono i giorni futuri i testimoni più saggi, perché in qualche modo il tempo e la temporalità della vicenda umana si caratterizza anche perché ci mette di fronte alla verità delle nostre parole, che si confronta o non si confronta con la realtà dei fatti, che è quello che fa da sfondo anche al passo platonico del sofista, no? I giovani che vengono ammaliati a questi scorsi poi sbattono nei fatti, incontrano la realtà e capiscono di aver sbagliato. Ed è naturalmente anche il tema della mia ultima testimonianza, dell'apologia di Palamede, no? Sempre di Gorgia, che Palamede, di fronte alla diciamo consapevolezza della difficoltà di scolparsi da qualche cosa che non esiste, invita i giudici a prendere tempo. No, pensateci, cioè, siete di fronte ad una decisione così drammatica che c'è bisogno di prendere tempo. Quindi è certo che questa dimensione della temporalità ha strettamente a che vedere con tutta questa riflessione, ma naturalmente non di tutto si poteva parlare, anzi già troppo abbiamo parlato. Vi ringraziamo ancora, anche a nome di Roberta, della vostra attenzione per tutto questo tempo. Appuntamento a domani.